Buon pomeriggio a tutti. Cominciamo quindi la sessione pomeridiana di questo incontro in attesa dell'arrivo di Alexis, ma avendo dei tempi abbastanza rigidi da rispettare, pensiamo sia importante consentire a tutti di parlare. E prima di farlo vorrei ringraziare anche Rosa Luxemburg Foundation, che è parte con noi dell'organizzazione di questa giornata, in particolare Harald Krom, che è qui con noi. E do ora la parola a Walter Bayer, responsabile della rete della Fondazione Transform Europa, che ricordo è una fondazione del Partito della Sinistra Europea e che raccoglie 29 organizzazioni di differenti paesi e che rappresenta quel terreno culturale su cui è stata costruita e si costruisce una forza politica come il Partito della Sinistra Europea, ma in generale la sinistra in Europa. So, good afternoon. I was invited to do two things. One thing is to try to wrap up the discussion which you had this morning, and which is partially impossible and at the same time somehow easy to me. Buonasera, e mi hanno chiesto di fare due cose. Uno è provare a trarre delle conclusioni della discussione di questa mattina, che è un compito per certi aspetti impossibile e per altri facile. Impossible is because it was a very rich discussion with very interesting arguments and positions. At the same time it's easy because I can agree to the most of the ideas which were put forward, and this mostly because they do not refer only to the Italian reality but apply to the entire Europe. È impossibile perché si è trattato di una discussione veramente ricca, con moltissime posizioni interessanti che sono emerse, ma è contemporaneamente facile per me farlo perché posso dire che condivido la gran parte delle idee che sono state espresse, soprattutto perché in gran parte non si riferivano solo alla situazione italiana ma al quadro europeo generale. Yes, it's true. European capitalism undergoes the deepest crisis of its post-war history, which brings about misery, unemployment, homelessness, particularly in the countries of the European periphery, in the south, in the east, and in the west. È vero, il capitalismo europeo sta affrontando una delle sue crisi più gravi dal secondo dopoguerra, una crisi che sta creando, generando miseria, disoccupazione, mancanza di casa, e questo particolarmente nella periferia, nei paesi periferici dell'Europa, nel sud, nell'est e nell'ovest. But it's also true that this crisis triggers a deep transformation of all our societies. As the former president of the European Commission, Barroso, has put it, this is an institutional revolution. However, it does not concern only the European institutions. It concerns the national level, it concerns the macro and the micro level of the economy, and it concerns the labor relations as well as the gender relations and the relations between the generations.
Ma è anche vero che questa crisi sta determinando delle trasformazioni profonde della società a tutti i livelli. Per citare le parole dell'ex presidente della Commissione europea Barroso, si tratta di una rivoluzione istituzionale che però non sta avvenendo soltanto a livello delle istituzioni europee, ma a tutti i livelli, a livello nazionale, a livello della micro e della macroeconomia, così come a livello delle relazioni sul lavoro, delle relazioni di genere e di quelle generazionali. The question was asked, what's the plan, what's the big design? And I would say the big design is the general degradation of human labor. It's not only about destroying it as a social protagonist, but also as a tie which binds together our societies. È stato chiesto, ci si è chiesti qual è il piano, qual è la grande visione che c'è dietro. Il piano è lo svilimento generalizzato del lavoro umano che viene distrutto non soltanto come protagonista sociale, ma anche come quel legame che tiene insieme le nostre società. And this is a comprehensive program. Actually, also the transatlantic trade and investment agreement, which is now tabled and negotiated between the US and the European Union, what is it aiming at? Finally and ultimately, it is aiming at pitting together US-American, Mexican and European workers in order to level down the social, the environmental and the computer standards in all this vast area of free trade. Si tratta di un programma generalizzato a tutto tondo, anche se andiamo a guardare ai TTIP, al trattato transatlantico che sta venendo negoziato dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Qual è l'obiettivo di quel trattato? È quello di mettere gli uni contro gli altri i lavoratori statunitensi, messicani, europei, per abbassare verso il basso gli standard del lavoro in tutte queste aree di libero commercio. And it is true that, as it was said, that this process is about to leave a permanent devastation and that it can give birth to monsters. Ed è vero, come è stato detto, che si tratta di un processo che sta determinando una devastazione permanente che può generare mostri. Let's be aware of this danger. I had been also invited, and this is the second part of this introduction, to give a brief assessment on the performance of the European social democracy, which also is, on the one side, impossible, and at the same time, it's easy. Mi hanno chiesto anche, quindi dobbiamo cercare di essere consapevoli di questi pericoli. E da questo punto di vista, per passare un po' alla seconda parte della mia introduzione, mi è stato chiesto di provare brevemente a fare il punto sulla situazione delle socialdemocrazie europee, e anche in questo caso si tratta di un compito da una parte impossibile e dall'altra estremamente semplice. Impossible is to describe trends in 46 states of Europe or in 28 states of the European Union. They never develop in a coherent or simultaneous way. There are always examples and counterexamples. È impossibile descrivere gli andamenti nei 46 paesi dell'Europa o nei 28 stati membri dell'Unione Europea che seguono sempre, non si tratta mai di sviluppi coerenti, ci saranno sempre esempi e controesempi. What does statistic and political science research show? Since the end of the war until now, the average vote for social democratic parties in parliamentary elections has decreased from 33 to 26%. At the first sight, this does not seem to be too dramatic. Yet, if we take the numbers from the golden age of the European social democracy,
the 70s and the 80s as a starting point, we get a more serious, indeed dramatic picture. The decrease then is from 41% to 28%. E quindi che cosa ci dicono i dati statistici e le ricerche dei politologi da questo punto di vista? Ma ci dicono che dalla fine, dal dopoguerra ad oggi, i partiti socialdemocratici nelle elezioni politiche hanno perso voti passando dal 33% al 26% in media, e a una prima occhiata questo calo potrebbe non sembrare drammatico, ma se andiamo a guardare i dati relativi prendendo come momento d'inizio l'età dell'oro della socialdemocrazia europea e quindi gli anni 70 e 80, allora il quadro si fa ben più drammatico. Il calo di voti in questo caso è da una percentuale media del 41% al 28%, e quindi parliamo di circa un terzo dei voti. What are the qualitative elements thematically? First, the almost simultaneous coming to power of social democratic governments in Germany, Austria, France and the UK. Second, the zenith and the impact of the Eurocommunist project and the zenith of and the influence of the Communist Party of Italy. Third, the democratic revolutions and the taking office of governments formed by social democratic parties in the democracies of the European South, still young democracies at that time, and fourth, and not to forget, the military and the political detente of the East-West conflict. Quali erano gli elementi caratteristici, genetici di questa età dell'oro? Innanzitutto vi fu la quasi sincronica ascesa al potere di governi socialdemocratici in Germania, Austria, Francia e nel Regno Unito. In secondo luogo si raggiunse l'apice dell'impatto del progetto eurocomunista e l'apice dell'influenza del PCI. In terzo luogo le rivoluzioni democratiche e l'ascesa al governo di partiti socialdemocratici nel sud d'Europa, nelle relativamente giovani democrazie della Spagna e del Portogallo, ed infine da non sottovalutare la distensione militare e politica nel conflitto tra Est e Ovest. Superficially regarded as, this constellation seemed to repeat in the 90s, when again social democratic parties came to power in Germany, France, Italy and Spain. The northern enlargement of the European Union led to a strengthening of the European socialists due to the integration of the powerful social democratic parties in Scandinavia, Finland and Austria. And in addition to that, a further seeming parallel became obvious when compared to the end of the 70s, the emergence of new democracies, in this case in the east of Europe, where social democracies arising from the defeated communist state parties managed to successfully offer the prospect of a synthesis between social welfare state, democratization and catching up modernization, thus becoming leading forces in their respective countries. Ora, in termini superficiali, questi fattori sembrarono ripetersi negli anni 90. Anche in questo caso si ebbe l'ascesa al governo dei partiti socialdemocratici in Germania, Francia, Italia e Spagna. Il processo di allargamento verso nord dell'Unione Europea portò a rafforzare la posizione degli socialisti europei a seguito dell'integrazione con le potenti socialdemocrazie nei paesi scandinavi, in Finlandia ed Austria. E inoltre vi era un altro possibile parallelo con la fine degli anni 70, ovvero l'emergere di nuove democrazie, in questo caso nell'Europa dell'Est, dove le socialdemocrazie che emersero dalla sconfitta del comunismo di Stato riuscirono a offrire una prospettiva di una possibile sintesi che parlava di Stato sociale, di democratizzazione e di modernizzazione, riuscendo così a divenire le forze politiche principali nei rispettivi paesi. Since then an unprecedented decline has taken place. Just
descriptive figures. In Germany, for example, the Social Democratic Party, led by Schröder and Lafontaine, which gained 20 million votes in, or 41% in 1999, dropped by 10 million voters or 20 to 26% only 10 years later. Da allora un declino senza precedenti è iniziato. Per andare a guardare ad alcuni dati, in Germania il Partito Socialdemocratico guidato da Schröder e Lafontaine, che nel 1999 aveva 20 milioni di voti, equivalenti al 41%, 10 anni più tardi contava 10 milioni di voti, ovvero il 26%. UK, Blair, 1997, 43%, 2010, 29%. I could talk about Sweden. I don't want to mention the examples from the European South, PASOK and the PSOE, but which I want to mention are the most telling examples in Central and Eastern Europe, to which we normally do not sufficiently refer, although they were somehow the precursors of developments which later then took place in Western and Southern Europe. Potrei continuare all'infinito, potrei darvi dati sulla Svezia, non voglio citare la questione del PASOK e del PSOE, ma permettetemi soltanto di soffermarmi sullo scenario dei paesi dell'Europa centrale e dell'Est, scenari a cui non si presta tendenzialmente sufficiente attenzione, anche se gli sviluppi in quei paesi sono stati precursori di andamenti che si sono poi generalizzati. The example of Poland, in 2009, the Social Democrats scored 41%, 10 years later they achieved 8.2%, they dropped from 41 to 8.2. L'esempio della Polonia, nel 2001 i socialdemocratici avevano il 41% dei voti, nel 2011 l'8,2%. Or Hungary, where in 2006 the socialists got 43% and dropped within 4 years to 19.3%, paving the way for the populist and neo-fascist right. And in this context, I'm always saying to my social democratic friends, look at these results, because maybe fabula detenaratur. Prendiamo il caso della Ungheria, che nel 2006 contava il 43, dove i socialdemocratici avevano il 43,2% nel 2006 ed in soli 4 anni sono scesi al 19,3%, un declino che ha aperto la strada alle forze populiste e neofasciste. Ed io veramente, rispetto a questo, dico sempre ai miei amici socialdemocratici, guardate questi dati perché hanno molto da insegnare. And this decline accelerated over the time as about 50% of the losses of the European Social Democrats occurred in the period after the 90s. Si tratta di un declino che ha subito una impennata nel corso del tempo, più della metà dei voti che sono stati persi dai socialdemocratici sono stati persi dopo gli anni 90. What we see in the 90s, however, was a very different social democracy than we had in the 70s. The agenda of personalities like Olaf Palme, Bruno Kreisky, or Willy Brandt could be condensated in 3 terms: welfare state, full employment, modernization in the sense of political and cultural liberalism, and the pursuing of a definitive peace agenda. From this only, cultural liberalism remained in the 90s, when social democrats were represented in 12 of 15 European governments and even held the post of the President of the European Commission. Quindi un calo impressionante rispetto alla fine degli anni 90, ma se guardiamo, nonostante questi paralleli, alle differenze tra gli anni 90 e gli anni 70, ci sono delle differenze sostanziali. Negli anni 70 l'agenda di personalità come Willy Brandt, Olaf Palme, Bruno Kreisky poteva essere riassunta in 3 proposte fondamentali: Stato sociale e piena occupazione, modernizzazione nel senso di un liberalismo politico e culturale e
l'impegno per la pace. Di questi tre, negli anni 90 solo il liberalismo politico e culturale restava ancora in vita, in un contesto in cui i socialdemocratici erano al governo in 12 su 15 paesi in Europa e si erano aggiudicati la presidenza della Commissione Europea. What we see is a social democracy in the 90s and in the first decade of the new century, which pays a terrible price for the complete capitulation for neoliberalism, which is confirmed in the Maastricht Treaty and in the Schröder-Blair paper. In the East, in the West, in the South and in the North, they currently pay a very high price for this U-turn in their policies. La, nei primi decenni del nuovo secolo le socialdemocrazie hanno pagato un prezzo incredibilmente alto per essersi arrese all'agenda, per aver capitolato a favore dell'agenda neoliberista nel nome del trattato di Maastricht e del documento di Schröder e Blair che ben riassume questo processo. Nell'est come nell'ovest, nel sud come nel nord, il prezzo che si è pagato per aver accettato queste politiche è stato incredibilmente alto. The results of the European parliamentary elections of May this year have given rise to the impression that the comparative position of the Social Democrats vis-à-vis the Christian Democrats and the Conservatives has not worsened. And this is true when you look only into the figures. I risultati delle elezioni europee dello scorso maggio hanno dato l'impressione che la posizione relativa dei socialdemocratici rispetto ai democratico cristiani e conservatori non sia peggiorata, e questo è vero, ma è vero se ci limitiamo a guardare ai numeri. But this is not good news, since the first and foremost it means that the crisis of the social democracy is part of a bigger process, namely the crisis of the political systems in Europe and of European integration. E se questo è vero, non si tratta di una buona notizia, perché significa principalmente che la crisi delle socialdemocrazie fa parte di un processo più ampio, sarebbe a dire la crisi dei sistemi politici e del processo di integrazione europeo. This vacuum in many countries is filled by the radical and populist right, and the danger arising from this is more than evident. Questo vuoto in molti paesi viene riempito dalla destra radicale e populista, e i pericoli che tutto questo comporta sono più che evidenti. On the other hand, there are new chances arising. The rise of Syriza, the developments within the left in Spain, the strategic discussions in the French left, the red-green coalition government in Thuringia in Germany, or the foundation of Alta Europa con Tsipras are the proofs of all of this. But they are not the only ones. There is the red-green alliance in Denmark, there is the surprising emergence of a newly established left in Slovenia, there is the left in Portugal. And I mention all this to show that the wind of change which is coming from the European South must also embrace the entire European territory. Ma ci sono anche dei segnali positivi che stanno emergendo da questa situazione: l'ascesa di Syriza, gli sviluppi della sinistra in Spagna, il dibattito interno alla sinistra francese, il governo di coalizione rosso-rosso-verde in Turingia, in Germania, o la fondazione dell'Altra Europa con Tsipras stanno lì a dimostrarlo. Ma ci sono oltre a questi esempi anche degli altri esempi importanti: l'alleanza rosso-verde in Danimarca, la sorpresa della sinistra in Slovenia o quella in Portogallo. E questi esempi li cito perché penso che quando parliamo del vento di cambiamento che arriva dall'Europa del Sud, dobbiamo sapere che la sfida è che questo cambiamento investa tutta l'Europa. The radical left is renewing itself. It is prepared to open the door, the last one perhaps in the foreseeable future. What can be wished for is that the progressive forces
in the societies, in the trade unions, in the social movement, and those responsible within the European social democracy that have not yet resorted to resignation and cynicism realize that they are being addressed, that the door opened by the radical left opens new possibilities for a change in Europe and for all progressive forces. La sinistra radicale europea si sta rinnovando ed è pronta ad aprire una nuova finestra di opportunità, che è un'opportunità storica, e quello che ci possiamo augurare è che le forze progressiste nella società, i sindacati, i movimenti sociali e coloro che all'interno delle socialdemocrazie europee mantengono un atteggiamento responsabile, che non si arrende alla rassegnazione e al cinismo, riescano a capire che sono chiamati in causa e che la porta che è stata aperta dalla sinistra radicale può aprire nuove possibilità per tutte le forze progressiste. Let me finish in by saying this requires, and this is an experience which we have on the European scale, this requires a new protagonism of the left, a subject of the radical left, deeply rooted in the societies and framed in European solidarity. And I'm happy that Transform Italy and Transform Europe is part in this process, and I could share this very important meeting and inspiring hours with you. Thank you very much for your attention, and thank you very much for your translation. E quindi per concludere permettetevi di dire che si tratta veramente di ragionare su scala europea per creare un nuovo protagonismo della sinistra radicale, un protagonismo di una sinistra che sia profondamente radicata nella società e che ragioni nel quadro della solidarietà europea. E quindi sono estremamente lieto, come Transform Italy e Transform Europe, di poter partecipare a questo processo, a questo incontro di oggi, e grazie mille. Allora, grazie a Walter, grazie anche ad Eva per la traduzione e per il lavoro che sta facendo per aiutare la comprensione anche a chi è arrivato da fuori. Adesso chiamiamo a parlare Stefano Garzuglia, che è delegato della FIOM di Terni. Nel mentre che arriva, ecco qua. No, allora poi leggiamo dopo. Buonasera compagni e compagni, io per iniziare un ringraziamento all'organizzazione di Transform, ai parlamentari presenti per averci dato la possibilità per l'ennesima volta di portare la voce e l'istanza dei lavoratori dell'acciaieria di Terni, che in questo periodo stanno in una lotta, in una vertenza molto dura. Io appunto porto quindi dimostrazione della rabbia, della dignità dei lavoratori di Terni. Noi siamo di più dei 26 giorni che stiamo in sciopero oltranza col blocco delle portinerie, 26 giorni dove siamo tutto il giorno, mattina, sera, notte, all'aperto per non far uscire materiali e per contrastare questo piano industriale, che di industriale ha molto poco, della ThyssenKrupp. È un piano che prevede soltanto taglio di personale, taglio di salario, ridimensionamento degli impianti dell'acciaio di Terni. Acciaio di Terni che è appunto un fiore all'occhiello dell'industria siderurgica italiana, visto che produciamo acciai speciali. State qui oggi non per presunzione, penso sia importante anche perché la nostra vertenza si può dislocare in tre punti, in una situazione regionale, italiana e europea. Regionale perché appunto, come dicevo prima, il nostro stabilimento, la nostra fabbrica rappresenta il 20% del PIL umbro, quindi rappresenta
il cuore pulsante dell'industria e dello sviluppo economico della nostra città e della nostra regione. Siamo circa 4.000 occupati tra indotto e diretti, quindi su una città di 110.000 abitanti è appunto l'unico, non l'unico, però è il punto focale del sostentamento di molte famiglie ternane e di tutta l'economia che ci gira intorno. Quindi sentirsi messi in discussione il ridimensionamento del nostro stabilimento ha fatto scattare l'ennesima volta per molti anni questo orgoglio operaio a Terni per portare avanti una lotta appunto così dura, perché nonostante io sia giovane, ho 38 anni, sono uno degli anziani della fabbrica, quindi non molti operai ternani si ricordano le vecchie lotte operaie degli anni 70, quindi trovarsi oggi di fronte a una vertenza così dura appunto a sacrifici così forti ha fatto sì anche di far entrare nella testa di molti lavoratori cosa significa appunto questa entità di classe operaia che forse si era persa da un po' di anni. Appunto, per tornare alla nostra vertenza, Terni appunto, cioè io, appunto è uno stabilimento che trascina l'economia ternana e l'economia umbra. L'economia nazionale, noi siamo appunto, come dicevo prima, il primo stabilimento in Italia che produce acciai speciali e che produciamo il 40% del fabbisogno nazionale, si consumano 1 milione di tonnellate di acciaio speciale in Italia. Noi produciamo il 40% lo produciamo noi, il governo sono mesi che dice che Terni è strategica, è un punto importantissimo per la siderurgia. Noi ad oggi questa volontà del governo italiano di far sì che appunto la siderurgia italiana, partendo da Taranto, da Piombino, da Trieste, passando per Terni, ritorni come punto fondamentale per lo sviluppo e per la ripartenza dell'economia italiana, noi ancora non l'abbiamo visto. Questo grande impegno l'abbiamo visto a parole, sia da Renzi, dal Ministro, ma ad oggi chiediamo che più che le parole, più che il provare di imporre, di provare di chiedere alla multinazionale di applicare alcune politiche che vanno all'opposto di quelle applicate fino ad oggi, invece di provare a chiedere, chiederemo di provare ad imporre, nonostante sappiamo che è una multinazionale, che ci sono delle leggi che vincolano l'economia, però magari, visto che è molto strategica per l'Italia, mettere, come si dice da noi, battere i pugni sul tavolo un po' più forte e cercare di imporre alcune politiche, penso sia la cosa per poter uscire da questa enfasi. Noi andremo domani in Germania a incontrare il board della ThyssenKrupp, martedì ci incontreremo al Ministero, dove ci auguriamo che si possa iniziare a mettere dei punti importanti per poter uscire da questa trattativa, che fino ad oggi ha trovato soltanto contrapposizione tra noi organizzazioni sindacali e tra l'azienda, dove non c'è stato ancora un punto di partenza per riuscire ad arrivare alla fine. Europea, dimensione europea, perché appunto io anzi ringrazio di questa occasione nuovamente, perché c'è la presenza di parlamentari europei, è appunto un incontro questo che si crea, dove si vuole creare anche la possibilità di ripartire dal sociale in Europa con nuove politiche che vanno ad affrontare i problemi dell'economia, dell'industria e dei molti lavoratori europei. Europea perché noi, la nostra partenza nasce molto da scelte avvenute in Europa anche sopra le nostre spalle. Noi sicuramente dalle scelte avute dell'antitrust, dove all'inizio, quando siamo passati da ThyssenKrupp a Outokumpu e dovevamo essere il fiore all'occhiello della produzione della finlandese multinazionale Outokumpu, appunto la Commissione antitrust è intervenuta dicendo che superavamo le quote sul mercato, sulla libera concorrenza, quindi abbiamo dovuto stoppare quel progetto e siamo dovuti tornare nel secondo punto in Thyssen che ci ha ricomprato. Quel passaggio noi l'antitrust è stato l'ente che ha bloccato il nostro sviluppo in Outokumpu, il ritorno in ThyssenKrupp, ha messo dei paletti dove diceva che bisognava garantire appunto la salvaguardia dei volumi, della strategicità di Terni in Europa. Noi, secondo noi, non è avvenuto questo, quindi la Commissione non ha fatto in pieno il suo lavoro di controllo e di gestione di una fase delicata di passaggio di proprietà come avvenuto in quel momento. Quindi appunto europea per questo momento, è europea anche perché questa è una cosa tutta da dimostrare, da vedere, perché sul famoso piano della siderurgia, discusso un anno e mezzo fa, noi come cittadini di Terni siamo uno dei fiori all'occhiello di quel piano, perché siamo energia, facciamo forni elettrici, abbiamo appunto fatto investimenti verso il versante ambientale, quindi secondo noi siamo una di quelle fabbriche siderurgiche che
potrebbero essere portate ad esempio come modello del piano della siderurgia appunto discusso un anno e mezzo fa, ma non vorremmo che in quel piano le cose ancora non dette, dove si ripartiscono i volumi di acciaio inossidabile in Europa, visto che in Europa c'è quasi un consumo di 1 milione in più tonnellate, non vorremmo essere almeno sacrificati di politiche europee dove l'Italia purtroppo fino ad oggi non ha influito e non riesce a mettere un punto fondamentale per salvaguardare la nostra produzione. Non vorremmo essere questo è tutto da verificare, ma ci auguriamo appunto che un intervento anche a livello europeo dei parlamentari, e qui non posso che ringraziare, vedo vari compagni degli eletti sulla lista SIPES che sono intervenuti e hanno fatto chiarezza in questi giorni sul brutto episodio dei due documenti presentati da parte dei parlamentari europei dopo l'incontro avuto con noi con i Bernani, che abbiamo fatto 2 giorni di viaggio in Pullman per arrivare al Parlamento europeo per presentare la nostra avvertenza. Non posso ringraziare la compagna Eleonora Forenza, la compagna Ulzio Maltese, la Spinelli che ci hanno seguito in questi giorni e ci hanno fatto chiarezza a noi operai su quello che è successo in questi giorni. Quindi, per concludere, penso è una cosa non tanto un po' più tecnica che altro, però visto che c'è l'occasione di doverlo dire quando c'è questa assemblea pubblica, noi quello che chiediamo su questo piano industriale è non, come fa la Thyssen, appunto una riduzione di costi secchi e quindi un piano finanziario. Noi chiediamo che a Terni e alla Acciaieria si dà la possibilità di avere un futuro e uno sviluppo importante anche per l'Italia. Questo è tramite un piano industriale che si basi su un progetto con investimenti che vanno a rafforzare l'area a freddo dell'acciaieria, che è l'area dove si ha maggior valore aggiunto sul prodotto finale, investimenti e con un commerciale che riesca appunto a dare volumi che oggi mancano un po' per il mercato, un po' per politiche economiche sbagliate della multinazionale. È un piano dove non si può accettare, dove noi dobbiamo rivendicare sempre il principio che non si può accettare che a fronte di un ridimensionamento, un taglio del salario, si siano meno esuberi e meno licenziamenti. Questo è un principio che noi non possiamo accettare, non possiamo far passare, perché se passa questo penso che in Italia già le multinazionali hanno un potere e una forza di fare ciò che vogliono tutti i giorni. Se passa questo principio a Terni, un'avvertenza della nostra, che ormai penso, visto anche i molti attestati di stima che abbiamo avuto dalle molte RSU in tutta Italia, passa questo principio dopo un mese di lotta che, come dicevo prima, ha portato sacrifici enormi e li sta portando. Penso che in Italia si iniziano a cambiare anche le relazioni in modo più che negativo nei confronti dei lavoratori, quindi noi abbiamo la consapevolezza che non possiamo mollare di un centimetro, dobbiamo andare avanti significa anche il rischio di arrivare a dicembre con questa avvertenza quando scadrà mobilità, ma un rischio che ci prendiamo volentieri, perché penso che in questo momento cedere ora sarebbe portare anche l'esempio più sbagliato e negativo nei confronti di tanti lavoratori che in questi giorni stanno scendendo in altre vertenze in lotta e si stanno unendo a noi. Quindi ci auguriamo che anche questa occasione sia servita per portare un po' la ribalta al nostro problema, che come dicevo prima è anche un problema italiano, e ringrazio ancora della possibilità che ci hai dato per parlare qui. Grazie. Allora, mentre vi dico che Alexis Tsipras è arrivato e tra poco sarà qua, e chiedo a Raffaella Bollini di prepararsi a intervenire, vi leggo prima un messaggio che ci è pervenuto da parte di Sergio Cofferati, che non può essere tra noi e si scusa per questo, e dice: la crisi economica, cari e cari, la crisi economica che viviamo ormai da molti anni sta dispiegando effetti sociali sempre più drammatici. L'aumento costante della povertà e delle disuguaglianze, la crescita esponenziale della disoccupazione, la progressiva assenza di prospettive per le giovani generazioni sono delle vere e proprie emergenze alle quali la politica ha il dovere di dare delle risposte immediate. Queste risposte non possono essere trovate nel ritorno cieco e confuso ai recinti nazionali. L'Europa deve essere la dimensione politica nella quale iniziare a trovarle.
È evidente però che nell'attuale panorama politico si fatica a scorgere quei necessari tratti di discontinuità rispetto al recente passato. La stessa Commissione Juncker, per la quale non ho votato, al di là di vaghi intenti, sembra non discostarsi dal dogma del rigore e non sembra in grado di proporre quella coraggiosa inversione di tendenza che può farci ripartire. L'Europa si trova oggi a metà del guado del suo percorso di integrazione. Evidentemente non è possibile fare dei passi indietro, ma allo stesso tempo non è immaginabile una gestione ordinaria dell'esistente come quella alla quale stiamo assistendo. Occorre innanzitutto un nuovo sforzo costituente che dia ai cittadini europei il potere effettivo di determinare le politiche europee. Su questa base bisogna costruire una vera politica economica europea che vada oltre gli attuali calcoli parametrici ed insieme a questa ricostruire il modello sociale europeo iniziando a strutturare un sistema di welfare comunitario e rafforzando al contempo quei diritti sociali e del lavoro che invece vengono considerati adesso come un peso al raggiungimento di obiettivi astratti. Questo è il compito che credo spetti oggi a tutte le forze progressiste europee, pur nella loro legittima diversità di posizioni politiche. Credo che il compito delle socialdemocrazie europee sia quello di aggregare queste forze e condurle verso un percorso di concreto cambiamento. Penso quindi che in questa fase si stia commettendo il grosso errore di rimanere nel solco della continuità. Spero, e mi batto, affinché queste scelte cambino per il bene della sinistra e dei cittadini europei. Vi auguro buon lavoro e vi mando un affettuoso saluto, Sergio Cofferati. Raffaella Bolini. Ah sì, vi devo anche dire che ci sono per gli stranieri presenti che le cuffie sono disponibili fuori. Headphones are available on the front door. Stare qui oggi a me mi dà una grande fiducia e una grande speranza. Oggi Norma ha detto giustamente che siamo vascellini dentro la tempesta. E anche se stando qui noi oggi non possiamo pensare di riuscire a placare le acque e anche se dovremo continuare a navigare dentro questa guerra senza quartiere del capitalismo finanziario contro i diritti, la democrazia e la dignità, però qui dentro oggi si cominciano a vedere dei fari. Uno sta arrivando, l'altro ha fatto la sua assemblea ieri in Spagna. Si cominciano a vedere dei fari e i fari servono, non placano le acque, ma servono a tenere salda la bussola e ad avere la rotta buona. Con i compagni di Siriza, con Walter Bayer che sta qui, con i compagni di Transform, io e tanti altri che sono qui seduti abbiamo condiviso un percorso molto lungo nei movimenti sociali per un mondo diverso e per un'altra Europa. Abbiamo fatto insieme davvero, lavorando quotidianamente, per anni, insieme, il Forum Sociale Europeo a Firenze, l'Alter Summit ad Atene, Genova nel 2001, la più grande manifestazione della storia del pianeta il 15 di febbraio del 2003 contro la guerra in Iraq. A me mi dicono spesso, in questo periodo in cui dopo 30 anni di movimentazione sociale metto il muso dentro la politica, spesso mi dicono che quello che rende grande i movimenti sociali non è applicabile nella sfera della politica. Ma qui credo che Walter, i compagni di Siriza, i compagni dei movimenti con cui abbiamo fatto insieme delle cose grandiose, penso che qui nessuno vi contesterà se dico che una sinistra nuova deve imparare, al contrario, dalla metodologia dei movimenti unitari per farsi grande e forte, così come ha fatto Siriza. Uno, deve costruire cultura, una cultura nuova, non cancellando culture e provenienze diverse, ma lavorando insieme, camminando insieme, su pochi obiettivi chiari, che siano forti abbastanza da far prevalere l'unità e da tenere a bada la spinta a dividersi.
Due, deve costruire tavoli aperti, inclusivi, paritari, dove è il più grande, che non fa egemonia, ma è quello che deve fare più passi indietro, perché deve dare la possibilità ai più piccoli di sentirsi a casa loro. Una leadership, è tempo, va di moda parlare di leadership, bisogna avere una leadership abbastanza saggia da non generare leaderismo, ma al contrario praticare una concezione del potere che sia cura e responsabilità. Allora, io credo che è questo che dobbiamo fare in Europa e in Italia. Il tempo è ora, l'ha detto stamattina Massimo Torelli, perché in politica il vuoto non esiste e il vuoto che lasciamo genera i mostri di cui si sta riempiendo la nostra Europa, sempre più piena di razzisti, di nazisti, di fascisti, di populisti, di disperazione e di violenza, che crescerà. E le forze, guardate, anche nel sociale ci sono più forti. La dimensione della movimentazione sociale è più forte in Italia e in Europa che 10 anni fa. Si vede di meno perché è più disconnessa, ma è potenzialmente più forte, perché purtroppo la macelleria sociale genera reazioni, perché c'è, cioè purtroppo che c'è la macelleria sociale, non che ci sono le reazioni, perché c'è un pensiero più profondo e più compiuto delle alternative rispetto ai tempi di Genova, in cui dicevamo tanti no. Adesso ci sono tanti sì, c'è un pensiero dell'alternativa che è costruita nelle pratiche dei movimenti, nei territori, nell'intreccio con il sapere, le competenze, l'intellettualità. Ci sono pratiche diffuse e resistenze, alcune delle quali sono davvero popolari e comunitarie. Penso a quelle per la difesa del territorio. Penso che, non so se l'avete fatto stamattina all'inizio, la solidarietà più grande di nuovo alle popolazioni alluvionate da una devastazione gigantesca e da una rapina gigantesca del territorio, ancora morti, ancora lutti, ancora distruzioni. C'è la possibilità, e lo diceva Walter nella sua introduzione, di costruire un fronte ampio, perché siamo in un momento storico particolare in cui è possibile un'alleanza fra, diciamo, il pensiero antisistemico e anticapitalismo più radicale, con invece quel pensiero che cerca di difendere i valori più sani e i principi più sani della socialdemocrazia, che sono stati traditi da una socialdemocrazia politica che ha abdicato in questi anni in Europa al liberismo, al pensiero unico, che ha accettato l'idea di un'Europa che compete invece di cooperare nel mondo. E questa in fondo la forza, no, dell'idea del New Deal. Il New Deal, quindi, come dire, un piano pubblico che riesca a produrre lavoro per fare che? Non il reindustrialismo vecchio stile, ma la transizione ecologica. Questa potrebbe essere la forza di una proposta che porto qui, è venuta da Lampedusa, da questo grande incontro di movimenti europei e mediterranei che abbiamo fatto lì, di fare insieme una grande proposta per un New Deal mediterraneo. Un New Deal mediterraneo, dimostrare con numeri, nomi, numeri, cifre, proposte concrete, che è possibile, sarebbe possibile domani mattina rilocalizzare la nostra economia e fare sviluppo nella nostra regione, in un Mediterraneo che non sia più periferia, ma uno dei centri di un'Europa pluricentrica, perché c'è un'alternativa possibile per l'Europa del Sud, per il Maghreb e per il Mashrek, che sono massacrati anche loro dai trattati di libero scambio che l'Unione continua ad imporgli, sono massacrati dalle politiche degli aiuti, che dovrebbero essere aiuti allo sviluppo e invece sono interventi dell'Unione Europea che fanno entrare le multinazionali e le privatizzazioni dentro territori che già vivono grandi difficoltà. C'è un'alternativa a questa Europa fortezza che ha fatto diventare il nostro Mediterraneo il più grande cimitero dei migranti a cielo aperto nel mondo. Ora, dicevo prima, la dinamica sociale italiana ed europea è frammentata, ma io penso che continuerà ad essere frammentata se continua a far finta di poter eludere il tema della ricostruzione di una politica e della rappresentanza dell'alternativa. È cambiato anche per i movimenti, è cambiato anche per le organizzazioni sociali, è cambiato per il sindacato, per le associazioni come la mia, è saltata
lo diceva Rinaldini stamattina, la relazione classica, quella in cui i movimenti sociali si mobilitano, fanno pressione sulla politica e la politica risponde. La politica mainstream non risponde più perché non risponde più ai cittadini, non trova nei cittadini la base della sua legittimità. La legittimità gli viene dall'alto. E allora noi possiamo vincere qui i referendum sull'acqua e vedere che non succede niente e la privatizzazione avanza, possiamo essere 1.200.000 in piazza con la CGIL e il governo andare dritto con il Job Act. Se vogliamo porci seriamente il tema dell'efficacia della movimentazione sociale, dobbiamo per forza porci il problema di ridare una forma politica all'alternativa, nella sfera della soggettività politica e nella sfera della rappresentanza. A noi tocca farlo in Italia. Abbiamo cominciato a farlo con l'altra Europa, ora poniamo in discussione la proposta di Marco Revelli per la costruzione di un soggetto della sinistra e dei democratici, che si intreccia con altre riflessioni, con altre proposte. Io credo, e finisco, che non possiamo assolutamente correre il pericolo di fare questa riflessione rinchiudendoci nella dimensione nazionale. È la grande forza, è stata la grande forza dell'altra Europa, è la grande forza che quel percorso porta qui anche oggi, proseguendo la sua strada. Ma noi, nel momento in cui ci apprestiamo a ragionare seriamente, ad attrezzarci culturalmente per affrontare il renzismo, che vediamo, diciamo, come fenomeno drammatico, drammatico e specifico anche del nostro paese, noi non possiamo fare l'errore che la sinistra italiana ha fatto con il berlusconismo, in cui ha discusso per 20 anni di berlusconismo senza accorgersi di che diavolo succedeva in Europa e risvegliandosi una mattina in cui l'integrazione europea sognata con il muro di Berlino era stata la conquista est da parte dei mercati e della NATO, l'Europa del Sud cominciava a essere massacrata e l'Unione Europea era finita in mano ai liberisti. Non possiamo rinchiuderci in Italia perché perdiamo. E allora finisco col dire questo. Siriza, speriamo, no? Che riesca, diciamo, ad andare alle elezioni, se questa volta pare che la Troica, diciamo, sulla questione del Presidente della Repubblica possono fare quello che hanno provato a fare in tutti questi anni, ma non gli potranno impedire, a meno che, diciamo, non gli fanno un golpe militare, di andare a votare. Può essere che noi a primavera ci avremo le elezioni in Grecia. A fine marzo ci avremo il Forum Sociale Mondiale a Tunisi, che non è all'estero, è a casa nostra, perché Tunisi è casa nostra e dobbiamo cominciare a mettercelo in testa. Io ho un piccolo sogno, anzi due. Uno è che la campagna elettorale che toccherà fare in Grecia a Siriza la facciamo noi qui a casa nostra, lì da loro, facciamo una grandissima mobilitazione popolare perché quella è la nostra campagna elettorale. E la seconda è, quando la sinistra brasiliana iniziò a vincere, e non vinse in Brasile, Lula ancora vinse a Porto Alegre, vinse a Rio Grande do Sul, la prima cosa che fece la sinistra brasiliana, sperando di darsi forza per vincere anche nel paese, chiamò i movimenti di tutto il mondo e diede vita al primo Forum Sociale Mondiale, quello che ancora adesso ci ospiterà a Tunisi. Dopo Tunisi non c'è una proposta su dove andare. E nel nord del mondo il Forum Sociale Mondiale non c'è mai stato. Il sogno che io ho in testa è che Siriza al governo della Grecia possa invitare i movimenti del mondo a fare il primo Forum Sociale Mondiale nel nord del pianeta ad Atene. Speriamo. Roberto Musacchio. Raffaella ci ha dato già un itinerario di marcia molto importante, quindi io voglio però provare a riprendere 3 punti analitici e poi anch'io una conclusione, molto rapidamente. Il primo,
L'Europa non è innocente dentro il percorso della cosiddetta liberalizzazione, globalizzazione liberista. Spesso c'è questa lettura per cui c'è un centro che è quello dell'impero nordamericano e un'Europa quasi riluttante che è costretta a seguire. Io penso che non sia così e che sia importante comprendere come l'Europa sia stata un punto centrale precisamente nella globalizzazione neoliberista. Due, c'è in questa globalizzazione una responsabilità grande nelle politiche delle destre, che naturalmente non possiamo mai dismettere dal nostro punto di analisi. Ma contemporaneamente, ed è la ragione anche qui del nostro incontro, il socialismo europeo non può dirsi innocente ed è anch'esso invece partecipe con volontà soggettiva, io ci aggiungo, di questo processo. Terzo punto, a mio avviso altrettanto importante per riuscire a orientarsi in questa fase, c'è in questa Europa una sconfitta storica, epocale del movimento operaio del Novecento. È una sconfitta tanto più profonda e pesante in quanto va a realizzarsi nel luogo dove si è concretizzato il compromesso sociale più avanzato che abbiamo conosciuto nella storia recente. I 30 anni gloriosi di cui ci ha parlato prima Alfonso Gianni. Riprendo brevemente i tre punti. L'Europa, ho detto, non è innocente. Spesso noi pensiamo a una globalizzazione liberista che trova il suo cuore appunto nel Nord America. Io penso che dobbiamo vedere come invece, per alcuni versanti, l'Europa abbia partecipato addirittura anticipando. Prendo un esempio solo, quello di cui poi parliamo spessissimo tra di noi, e cioè quello della finanziarizzazione, cioè quello della liberalizzazione dei mercati finanziari e di come questo abbia cambiato radicalmente la composizione del grande capitale e anche i rapporti di forza tra il capitale e il movimento operaio. Ebbene, queste liberalizzazioni avvengono in Europa ancor prima che negli Stati Uniti di Clinton e anticipano un corso che poi avrà uno sviluppo così impetuoso tale da segnare l'epoca nostra. E voglio aggiungersi un secondo punto, proprio qui a Firenze, dove abbiamo conosciuto la nascita del Movimento per l'Acqua, le multinazionali europee sono quelle più drammaticamente conosciute in tutto il mondo per il modo rapace con cui si comportano per cercare di accaparrarsi le risorse naturali di altri paesi. Spesso e sovente accade nella Bolivia, così come nell'Africa, così come in altre zone del sud del mondo, sono queste a dover essere combattute e cacciate dai popoli. Secondo punto, socialismo europeo. Ebbene, io provo a dire una cosa che va nell'onda di quello che ci ha detto Walter Baier, naturalmente dovendo parlare brevissimamente lo dico in una forma molto radicale. Io penso, diceva anche lui, che con Brandt e Olaf Palme finisce la parabola progressiva del socialismo europeo. Io penso che c'è un punto di rottura che non assegnerei semplicemente a Blair, che oramai è reso più facile, data diciamo il tipo di riflessione che ha avanzato rispetto al blairismo, ma che io colloco addirittura dentro l'esperienza di Jacques Delors. Lo dico perché parlare di Jacques Delors è un po' come parlare di Garibaldi e quindi è difficile parlare male dei patri della patria. Eppure io penso che il Jacques Delors, ministro delle finanze del secondo governo Mitterrand, quello che rompeva con la presenza comunista, è quello che dà il via libera precisamente alla liberalizzazione dei mercati finanziari. E questa idea guida è quella che porta avanti quando diventa presidente della Commissione europea e fa sì che la Francia prima e l'Europa poi, 5 anni prima di ciò che avrebbe fatto poi il governo Clinton, aprono la strada precisamente al dilagare dei mercati finanziari. Facile prendersela oggi, così come giustamente facciamo con il presidente della Commissione Juncker, per lo scandalo di quello che accade in Lussemburgo dal punto di vista dei sistemi fiscali, dobbiamo dire che questa pratica è pratica sistematica e ordinaria all'interno del comportamento dell'Unione Europea e complessivamente degli Stati che ne fanno parte. Anzi, alcuni Stati sono stati creati precisamente per fare da Stati funzionali a questo sistema delle liberalizzazioni finanziarie. E c'è poi in Delors, anche dentro la sua elaborazione che viene considerata più positiva, precisamente un cambiare di campo.
laddove la socialdemocrazia di Brandt, penso al rapporto nord-sud, collocava l'esigenza di un keynesismo globale, c'è lì invece l'assunzione della crescita e della tecnologia come neutra, come elemento cardine per lo sviluppo, rovesciando radicalmente il paradigma europeo. Naturalmente Blair ha la sua parte importante, penso oggi che siamo inchiodati su una definizione come quella del Jobs Act che cambia senso alla parola lavoro, perché job significa impiego e perché in Europa si parla di impiegabilità e si parla di diritto a lavorare e non di diritto al lavoro, cioè la manomissione delle costituzioni formali e sostanziali avviene anche dal punto di vista lessicale, come diceva bene oggi Revesi. Ebbene, Blair si caratterizza per il passaggio dal welfare al workfare. Eredita la Thatcher, è molto importante per le cose che ha detto oggi Revelli nel leggere la parabola del renzismo, e crea una rottura radicale in quella che era stata l'Europa, importando e facendo propria la guerra americana in Iraq. Lì comincia il cambio di campo dell'Europa anche dal punto di vista della sua cultura rispetto alla guerra. E non a caso è stato presidente della Commissione per 10 anni, Barroso, ex presidente del Portogallo, sconfitto, che fu l'uomo del vertice delle Azzorre, cioè il luogo dove si ruppe l'Europa per mettere insieme la cosiddetta coalizione dei volontari che andava insieme a Bush nella guerra in Iraq. E Schroeder, anche lui, la creazione dei doppi livelli sistematici, che preparano e accompagnano il terreno dell'unificazione con l'Est attraverso la creazione di un sistema duale che diventa permanente e attraverso l'idea che diviene quella del coniare un'identità tedesca all'interno dell'Europa che prepara, all'inverso della Thatcher con Blair, prepara la strada poi alla Merkel e a quello che è l'attuale dominio appunto della Merkel in coabitazione però con i socialdemocratici. Io vorrei dire che in questo c'è la morte della vecchia Europa, dall'Europa progressiva, perché insieme si compiono due peccati mortali. Da una parte l'assunzione del paradigma liberista e dall'altra parte l'assunzione del paradigma nazionalista. La politica di Blair è stata una politica nazionale al servizio degli interessi dell'Inghilterra legati a quelli degli Stati Uniti e dell'Atlantico. La politica di Schroeder ha anticipato gli interessi tedeschi, poi portati avanti dall'Europa germanica della Merkel, e pensiamo a quello che fa tuttora Schroeder, essendo l'uomo della Gazprom nei rapporti in qualche modo di interessi perversi con Putin. Un'idea liberista e nazionalista insieme. Ecco che cosa poi dà spazio a quello che è il partito della nazione di Renzi, cioè il rapporto tra l'idea liberale che lui prende da Blair e questa concretezza del nazionalismo che fa insieme l'Europa, un paese che è contemporaneamente, diciamo così, un superstato senza democrazia e contemporaneamente una congregazione di stati che mantengono un loro nazionalismo esasperato. E qui è il punto nuovo di rottura che drammaticamente più avanzato rispetto allo squadro della globalizzazione che l'Europa mette in campo, e cioè il nesso tra l'austerità e la crisi democratica che viene avanti in forme inedite e che in qualche modo non conoscono pari in altre parti della nostra realtà mondiale. La forma politica è diventata sostanza ed è quella delle grandi intese, le cose che ha detto bene Revelli e su cui io non riprendo. Da ultimo il punto che ho detto, noi non possiamo non dirci che siamo dentro una sconfitta storica, non c'è tradimento che tiene, se il socialismo europeo è andato in questa maniera, dall'altra parte c'è una sconfitta nostra, perché la sconfitta dell'Europa come compromesso sociale è innanzitutto la sconfitta del movimento operaio, è la nostra sconfitta e purtroppo è una sconfitta che avviene sul campo, siamo stati sconfitti sul campo per le ragioni che ci ha detto prima il compagno della Terni. Perché non siamo più riusciti a mettere insieme gli operai della Terni con quelli della Thyssen e con quelli che stanno dentro la nuova Europa dell'Est che entrava. Mentre l'Europa metteva insieme gli interessi nazionalistici e quelli delle grandi potenze finanziarie, noi siamo stati divisi, anche appunto per la responsabilità della forza principale come quella del socialismo europeo, che appunto ha acceso questa deriva nazionalistica, ma per l'incapacità nostra anche di invertire la tendenza. E allora io sono convinto che noi abbiamo bisogno di un nuovo soggetto politico, ma sono convinto che questo soggetto politico deve essere di dimensione europea. Lo diceva bene Raffaella ricordando una storia che ci rende orgogliosi ma anche più colpevoli,
perché abbiamo cominciato prima degli altri e non siamo riusciti ad andare avanti. E gli altri ci dicono abbiamo imparato anche da voi, e però noi abbiamo perso il passo, anche perché dura è stata la replica della nostra rapporto anche con quello che accadeva nel nostro Paese. Ma non c'è soggetto politico che tiene se nel frattempo non rimettiamo insieme ciò che ci ha sconfitto, e cioè un nuovo movimento operaio che agisca sulla dimensione europea. È chiaro che quando dico operaio, dico a Via Saracini, non penso semplicemente alle tute blu. Penso a quello che stiamo evocando nella piazza del 14, i giovani, i disoccupati, quelli che appunto vengono espulsi dal ciclo produttivo che non c'entrano mai. Noi siamo di fronte all'inverarsi di una cosa incredibile del capitalismo, cioè quello di dare i soldi alla finanza senza farla lavorare e di fare lavorare la gente senza pagarla. Per questo noi abbiamo bisogno invece di una nuova astrazione positiva. E come diciamo che abbiamo bisogno di un livello di integrazione, il contratto europeo, abbiamo bisogno di un livello di lotta integrata, come uno sciopero europeo. Spero che dallo sciopero generale italiano rinasca quella forma di sciopero, di lotta mediterranea almeno, che abbiamo conosciuto lo scorso anno. Ma abbiamo bisogno anche di una nuova astrazione positiva, come quella del reddito di cittadinanza per tutti e per tutti. Questo è un tema che può connotare la nascita di un nuovo movimento e di un nuovo soggetto. Io penso che siamo qui, grazie a Transform, che è un comportato positivo della nostra esperienza come sinistra europea, li ringrazio molto, abbiamo un obbligo, abbiamo un dovere, lo dico a me stesso in primo luogo, continuare la scommessa che abbiamo cominciato tutti insieme con l'Alta Europa, con Tsipras. Perché noi vogliamo veramente essere non semplicemente un soggetto politico, ma essere veramente l'altra Europa e, come ha detto prima Raffaella Bolini, essere veramente con Alexis Tsipras, sperando che lui tra pochi mesi sia il nuovo capo della Grecia. Grazie. Alexis Tsipras, appena evocato, è arrivato e lo aspettiamo qui sul palco. Intanto però, prima di Alexis, facciamo parlare Marisa Mattias, e a questo per ascoltarla vi volevo chiedere, lei può parlare in spagnolo, pensate di poterlo capire lo spagnolo, altrimenti parla in inglese con la traduzione? Spagnolo? Sì, ok, spagnolo. Ah, portoghese. A portoghese non lo capisce veramente nessuno. Ciao, mi perdono che non parlo italiano, però voy a intentar hablar español y yo espero que nosotros nos podemos entender. Yo creo que todos y todas quieren escuchar a Alexis, entonces voy a intentar ser muy breve. Ah, despacio, despacio, ok. Più lentamente. Sí. Yo voy a intentar hablar poquito para que podamos escuchar a Alexis, como lo creo que ustedes están aquí sobre todo para escucharlo. Pero es muy importante que podamos hablar de la crisis y de la democracia, de las respuestas de los movimientos, de las organizaciones y de los partidos de sinistra en nuestros países. ¿Me entienden? Ok. Es muy importante porque lo que se está a pasar hace algunos años, yo creo que nosotros en algunos casos tuvimos la capacidad de dar respuestas, pero en otros casos no ha sido tan sencillo. Yo hablo de Portugal, hablamos de Italia, donde es maravilloso lo que están intentando construir a partir de este movimiento de Alta Europa con Tsipras. Pero la verdad es que vivimos en una Europa que tiene movimientos contradictorios en lo que son las respuestas de los movimientos de los partidos a la izquierda.
y de las fuerzas progresistas. Nosotros asistimos a una profunda reconfiguración del espacio político en los últimos años, sobre todo después de la crisis financiera, y yo creo que en algunos casos, como es el caso de Portugal, y en cierta medida también el caso de Italia, pero con cambios que me alegran mucho, nosotros no fuimos capaces de responder, de contestar a las dificultades que se pusieron con la crisis que se abrió desde 2008. Ha habido un chantaje permanente en torno de la deuda. Si ustedes se recuerdan, la crisis era una crisis financiera, pero después, muy rápido, se cambió el nombre y pasó a ser una crisis de la deuda soberana. A decir que no es solo un cambio de nombre, pero también un cambio de responsabilidad. Pues que si la crisis fuera del sistema financiero, el sistema financiero tendría que pagarla. En el momento que los poderes sin rostro y sus marionetas en Bruselas y en nuestros gobiernos han decidido que sería una crisis de las deudas soberanas, en ese momento no es una responsabilidad de los mercados financieros de pagarla, pero de los ciudadanos, de los estados nacionales. El problema es que nosotros, en cierta medida, perdemos la batalla del sentido común. La perdimos. La batalla del sentido común ha sido ganada por las fuerzas dominantes en muchos de los países. En verdad que en Portugal la gente común habla en la calle y entiende que tiene que pagar la deuda, aunque que no se vaya pagando, porque la deuda crece todos los días. Cuando tuvimos el programa de la Troika, la deuda estaba en torno de los 80%. Hoy, después de 3 años de intervención del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, la deuda está en 132% del PIB. En Grecia, como Alex os hablará seguro, está ahora en torno de 175% del PIB. Entonces, nosotros entendemos muy bien que la crisis, la respuesta a la crisis ha sido diseñada de tal forma al colocar la deuda en el centro del debate fue para decir a todos otros, a nosotros, que teníamos que vivir en un contexto de miedo, de paura, en un contexto de que si no la pagamos, entonces es el caos, como si nosotros no tuviéramos ninguna otra alternativa disponible. Pero, como decía yo, hubo lugar a movimientos contradictorios en la izquierda, en los movimientos progresistas en Europa. Si en Grecia y en España nosotros asistimos a una profunda reconfiguración del espacio político, si asistimos a un desafío, un desarrollo muy concreto que pone en cuestión el bipartidarismo, que tal como lo conocemos, no es el caso en Portugal. En Portugal la izquierda sigue muy fragmentada, muy dividida, yo diría con muchas dificultades. Y yo hablo de la posición de alguien que es responsable por eso también, no hablo de los otros, hablo de mí misma. E eso yo creo que quiere decir que tenemos que intentar comprender lo que se pasa y cómo hacer para tener una respuesta que sea diferente y para disputarmos el sentido común, porque los fenómenos que han surgido en otros países lo muestran, que hay un espacio político que está vacío. El crecimiento de la extrema derecha en Francia y en otros países nos muestra, nos enseña que hay un espacio político que está vacío y hay gente que ha sido tan castigada con las políticas de austeridad, que ha sido tan castigada en sus vidas, que lo normal sería que estuvieran contestando las políticas del bipartidarismo, no que se juntaran
a las fuerzas de extrema derecha. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos en la periferia, en el sur de Europa, tenemos algunos factores objetivos que son comunes a todos. La austeridad, la destrucción de servicios públicos, el combate contra los bienes comunes, el robo que ha sido hecho a los salarios, a todo que es el patrimonio de todos nosotros, que tenemos también en común una democracia que está ahí cada vez más flaca, en el sentido que el poder ha sido transferido para entidades, instituciones que no tienen ningún control democrático y perante las cuales nosotros tenemos dificultad en contestar. Tenemos mucho más cosas en común cuando hablamos de los factores objetivos que de frente. Entonces, tenemos también que percibir cuáles son los factores subjetivos y los factores que tenemos que trabajar para intentar de cambiar. Yo creo que si la derecha ha ganado la batalla del sentido común, es ahí el territorio que nosotros deberemos estar, junto de la gente, junto de los pueblos, he de decir que el sentido común es un sentido que lo compartimos, no es una propiedad de la derecha. Tenemos también que hacer un esfuerzo muy, muy claro para saber que solo podemos tener fuerza si tenemos la capacidad de rescatar la democracia y la soberanía de los pueblos. Pero cuando yo hablo de la soberanía de los pueblos, yo no hablo de un regreso al Estado Nacional como campo de batalla, pero lo hablo en el sentido que nosotros nunca podremos tener una democracia fuerte a la escala europea o más adelante de eso, si no fuéramos capaces de tener democracias fuertes también en los países y a nivel local. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Pero lo más importante, yo creo, es de tener una estrategia común, porque si hay ilusión de vuelta en Grecia, en España, nosotros en Portugal o en Italia tenemos la responsabilidad de hacer un esfuerzo para decir que si tenemos condiciones objetivas semejantes, la buena noticia es entonces que depende mucho más de nosotros do que de los otros. Es una situación muy complicada, pero depende más de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros errado? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué tenemos que aprender con los otros? Y yo creo que tenemos que tener una estrategia común. Y es muy claro que hay una ofensiva contra los pueblos del sur y una ofensiva contra las periferias de la Unión Europea. Creo que solo con una estrategia común entre todos los países que están en estas condiciones de chantaje es que podemos intentar de cambiar algo, porque una izquierda que sigue fragmentada, una izquierda que sigue a luchar contra sí misma, es una izquierda que es inútil al pueblo y que no sirve a ninguno de los problemas que tenemos adelante. Y por eso yo creo que es muy importante que podamos asistir todos juntos a cambios que esperamos que existan en Grecia, en España, en Irlanda, y que haya algún efecto de contagio y que todos juntos podemos decir que sí, nuestra izquierda, nuestros movimientos progresistas solo son porque son internacionalistas, pero que también tenemos que estar al lado de nuestro pueblo donde nos necesitan. Y yo espero que aquí sea el comienzo de un cambio que los italianos y los europeos lo necesitan seguro, y yo espero también que en Portugal estemos a la altura de la responsabilidad, mismo que el momento ahora sea un poco más negro
La verdad es que tenemos muchas cosas para hacer por delante y la verdad es que yo creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Basta que tengamos la capacidad, la humildad, bien, pero sobre todo la responsabilidad de decir no podemos perder esta batalla porque es una batalla de todos y de todas. Muchas gracias. Allora, Eleonora Forenza, l'avrete capito, Marisa Mattias del blocco di Schierda de portoghese, ecco, non l'avevo detto prima. Eleonora Forenza invece dell'altra Europa con Tsipras, nostra deputata europea. Io penso che una fase come questa ci consegni a tutti e a tutti noi, saluto Marisa che vedo più spesso a Bruxelles che a Firenze, consegni a tutti e a tutti noi la responsabilità storica della possibilità. Io questa parola, l'importanza di nominare la possibilità, di ampliare il fronte del possibile, come dice una filosofa femminista, Rosy Braidotti, l'ho imparata proprio per le strade di questa città, quando nel 2002 abbiamo costruito il primo social forum europeo. Grazie, potete poi fare foto, abbiamo... Grazie. Bene, felicissima di essere stata interrotta dall'arrivo di Alexis, che per tutte e tutti noi... Un grande piacere avere qui. Stavo dicendo che l'importanza della parola possibilità io l'ho imparata proprio qui per le strade di Firenze quando costruimmo il primo social forum europeo, quando vi ricordate le vetrine dei negozi erano chiuse perché giravano strane voci su pericolosi black bloc che avrebbero devastato la città. E invece più di un milione di persone sfilò per le strade di Firenze dicendo esattamente le parole che oggi vogliamo tutte e tutti rilanciare. Un'altra Europa è possibile. Penso che allora durante le giornate di Genova, così come durante le giornate di Firenze, così come durante la manifestazione del Movimento contro la guerra che Raffaella ricordava prima, allora... Quanto più siamo stati radicali, quanto più siamo stati egemoni, quanto più abbiamo nominato la nostra alterità, quanto più abbiamo lanciato e costruito la potenza di un'altra visione del mondo.
Guardate, rispetto ad allora io non voglio rinunciare a una cosa. Non voglio rinunciare all'idea della politica come utopia concreta, come idea del mondo, come orizzonte di trasformazione che lavora per costruire il cambiamento qui ed ora. E allora abbiamo imparato una cosa che poi ogni tanto per strada abbiamo dimenticato, che quel cambiamento non sempre passa, non sempre può passare attraverso la sfera del governo o la sfera della rappresentanza, o meglio che non ci passa proprio in quel divorzio tra capitalismo e democrazia che segna il neoliberismo. Lo dicevamo già allora, noi 6 miliardi, voi G8. Beh, io credo che il tema alla base della costituzione di questa Europa sia esattamente il divorzio tra capitalismo e democrazia, sia esattamente il neoliberismo come unica religione, lo voglio dire qui rivolgendomi a qualcuno che incontreremo il 25 a Strasburgo, a Papa Francesco. Vorrei dire a Papa Francesco che l'unica religione in quell'aula, la religione di maggioranza in quell'aula, si chiama neoliberismo, si chiama denaro. Neoliberismo dunque come carta costitutiva dell'Europa, che cancella quel compromesso tra lavoro e democrazia, e cancella l'Europa del welfare state costruita da stagioni di lotte di cui io sono erede, che non ho vissuto chiaramente in prima persona. E a me sembra che di questo divorzio siano frutto i patti di stabilità, i vincoli del 3%, ancora confermati dal Consiglio d'Europa di giugno, quello di cui Renzi sbandierava la flessibilità come grande vittoria ottenuta dal governo italiano. No, è esattamente la conferma dei patti di stabilità, dall'elezione di una Commissione europea ancora più segnata dai falchi dell'austerità, con diciamo, la vergogna ulteriore di Juncker alla presidenza di quella Commissione, con tutto quello che sappiamo essere accaduto, lo ricordava Roberto Musacchio prima, in Lussemburgo quando Juncker era primo ministro. E ancora il Frontex, ancora i respingimenti come unica risposta a uomini e donne che attraversano il Mediterraneo in cerca di un futuro migliore. Beh, diciamo, un ulteriore frutto di questo divorzio è invece un matrimonio che si sta per celebrare, il patto transatlantico fra Europa e Stati Uniti, il TTP. Beh, questo sancisce definitivamente una cosa, qualora dovesse essere approvato, che il diritto degli investitori attraverso la clausola ISDS conterà più del diritto dei cittadini e delle cittadine, conterà più del diritto dei consumatori e delle consumatrici, conterà più del diritto alla salute alimentare, conterà più del principio di precauzione. Io credo che noi dobbiamo opporci all'approvazione di questo trattato fuori e dentro le aule del Parlamento europeo. Dicevo, c'è una questione aperta, lo ricordava anche Walter nella sua introduzione, un vento di cambiamento che arriva soprattutto dall'Europa mediterranea. Io questo lo sto imparando molto bene in quella che abbiamo voluto essere la casa dell'altra Europa, ovvero il gruppo parlamentare GUE che terrà i propri seminari nei prossimi giorni a partire da martedì. Lo sto imparando nel confronto con i compagni del blocco, con i compagni spagnoli, con i compagni francesi, e lo sto imparando nel confronto con i compagni di Podemos, che hanno saputo interpretare, voglio mandare qui un saluto alla loro assemblea che diciamo proprio in questi giorni si sta celebrando, davvero un grande abbraccio al percorso democratico che stanno facendo i compagni e le compagne di Podemos. E che hanno saputo interpretare la contraddizione, la contrapposizione alto-basso, lontano dai populismi fetidi di chi invece in Italia prova a interpretare in termini diciamo reazionari e passivizzanti la contraddizione alto-basso, mi riferisco al Movimento 5 Stelle. E lo abbiamo imparato dai compagni di Siriza,
i quali hanno costruito un'esperienza di unità soprattutto attraverso l'internità al conflitto, l'internità agli scioperi generali che hanno segnato la Grecia nella stagione della crisi. Ora, io nel rinnovare e unirmi chiaramente agli auguri e agli auspici che questa sala, immagino tutta, rivolga ad Alexis affinché possiamo rivolgerci a lui prossimamente come Presidente del Consiglio della Grecia, io vorrei dire ad Alexis, a Marisa, a Walter che adesso tocca a noi, che adesso tocca a noi assumerci la responsabilità di costruire una forza grande, utopica e concreta del cambiamento in questo paese. E questa responsabilità dobbiamo assumercela fino in fondo. Fino in fondo mantenendo ferme due parole, che per me sono alterità e unità. Alterità rispetto a questa narrazione oscena del renzismo che si autorappresenta come nuovismo e che invece è la perfetta continuità delle politiche di austerità. È la continuità con quella politica di cancellazione e sottrazione dei diritti, voglio dire sia a chi usa il gettone sia a chi usa l'iPhone, perché Matteo Renzi cancella i diritti alle generazioni precarie, Matteo Renzi toglie i diritti a chi un residuo di diritti attraverso lo Statuto dei lavoratori ce l'aveva. E voglio qui rinnovare la mia totale solidarietà alle operaie e agli operai di Terni, che io ho avuto modo di conoscere davanti alla fabbrica, ho avuto modo di conoscere dentro il Consiglio Comunale occupato a Terni, ho avuto modo di conoscere durante quella infame presa per il culo che c'è stata a Bruxelles, quando 70 parlamentari dichiaravano di voler sottoscrivere il documento dei lavoratori e delle lavoratrici di Terni e poi ci siamo rivelati in realtà in pochi a voler realmente sottoscrivere quel documento, perché esponenti del Partito Democratico ed esponenti di Forza Italia hanno invece fatto uscire uno stringato comunicato stampa che col documento dei lavoratori aveva niente o poco a che fare. Davvero mi vergogno che la rappresentanza italiana al Parlamento Europeo abbia potuto produrre una simile porcata. E voglio dire, appunto, a proposito di unità che per me l'unità, devo dirlo sinceramente, non è con quello o con quell'altro dissidente. Per me l'unità non è l'allargamento all'interno, diciamo, della sfera separata della politica di alleanze più o meno improvvisate, di coalizioni più o meno improvvisate. La mia idea di unità è quella che ho visto nei manifesti del 14 novembre. Incrociamo le braccia, incrociamo le lotte. Questa è la mia idea di unità. L'idea della capacità di connettere conflitti, lotte, vertenze, sofferenze sociali, tante vertenze che si sono aperte, per esempio penso al Sud Italia contro lo sblocca Italia. Io credo, guardate, che se dovessi raccontare in pochi fotogrammi gli ultimi anni, direi che noi abbiamo attraversato un deserto sì, ma il deserto della passivizzazione, il deserto della incapacità di reazione a fronte di provvedimenti tra i più duri che hanno attraversato l'Europa. Penso alle riforme Fornero che hanno devastato lavoro e pensioni. Mi accingo a chiudere davvero. Ecco, credo che in particolare la mia generazione e le generazioni più giovani abbiano vissuto e siano state cresciute dentro l'ideologia della competizione e introiettando la necessità di essere disponibili. Quando noi abbiamo
portato avanti la nostra protesta di ricercatori precari e non contro la riforma Gelmini, la nostra parola d'ordine era quella della indisponibilità. Ecco, io quando penso a quanto, diciamo, quante controriforme siano passate senza che ci fosse una reazione sociale, e penso che invece finalmente adesso, con la giornata del 24 ottobre, del 25 ottobre, lo sciopero del 14 novembre, lo sciopero del pubblico impiego, c'è una reazione. Mi viene in mente un manifesto che pubblicò tanti anni fa il mio partito, Rifondazione Comunista, che diceva: impara a dire no. Io credo che se noi ci autoeducassimo collettivamente a dire no, a dire che non si accetta un contratto di merda, che non si accetta una mediazione al ribasso sul Jobs Act, che bisogna dire di no quando ti propongono di modificare la Costituzione, forse in questo paese avremo una sinistra più unita, più radicale e più forte. Ecco, la parola a Roberto Mancini, dopo Alexis Tsipras. Ricordo i 10 minuti. Roberto Mancini? Non l'avevamo chiamato? Ecco, bene. Ricordo che il nostro ex candidato alle europee per la lista All'altra Europa con Tsipras. Sì, ecco, ascoltando mi chiedevo insomma quale può essere l'orientamento più efficace per noi. Giustamente prima la compagna portoghese diceva non più una sinistra inutile, io direi una sinistra efficace, una sinistra feconda. Ecco, allora per questo mi pare importante fare i conti con un problema di fondo, che è un problema culturale, è un problema di percezione della realtà. Perché se noi mettiamo insieme, no, le donne che vogliono difendere la loro dignità, i giovani, i disoccupati, i cassi integrati, i lavoratori dipendenti, i salariati, le nuove generazioni, li mettiamo insieme, sono la stragrande maggioranza della società. Eppure perché dentro questa stragrande maggioranza una bella fetta di fatto non percepisce né un'alternativa né una critica effettiva a questo sistema, obbedisce mentalmente, colonizzata mentalmente rispetto a questo sistema. Allora questa dissonanza percettiva, questa dissonanza cognitiva fa sì che ogni sinistra autentica in un contesto come questo si trovi di fatto essere come un pesce sulla sabbia, cioè che non riesce ad avere gli elementi motivazionali, percettivi, di prospettiva, per generare effettivamente un'energia politica che poi si traduca come forza di cambiamento. Allora io credo che è con questo problema che dobbiamo fare i conti. Il primo elemento è cominciare a mettere in discussione le parole che mentono. Ve ne cito due, cioè parole che ingannano, la parola Europa e la parola crisi. La parola Europa, perché questa è un'Europa senza i popoli e contro i popoli. Come si prospetta la lotta contro questa Europa? Beh, i popoli cominciano a rialzare la testa, questo deve dire qualcosa. La seconda parola, crisi, non è vero che è una crisi, la crisi è un incidente di percorso. Questo è dal lato un declino, perché l'assetto dei rapporti di forza del capitalismo mondiale si è spostato da tempo verso l'Asia, dall'altro è un progetto, cioè l'idea di rispondere sostituendo la democrazia con il mercato e un mercato finanziarizzato. Quelli che noi scontiamo sono gli effetti di un progetto, non sono una crisi. Terza parola, questo è un fallimento, è il fallimento di un capitalismo che non è che ha divorziato dalla democrazia, non ha mai potuto contrarre questo matrimonio, nel senso che c'ha nel suo DNA l'idea per cui il denaro viene prima delle persone, il denaro accumulato è la fonte della ricchezza, il lavoro è soltanto un costo, così anche i diritti, così anche la democrazia. Allora se vogliamo rispondere a questa dissonanza cognitiva profondissima che fa della nostra, si rischia di fare della nostra sinistra una forza inefficace e rischia di fare di chi come noi guarda il mondo in questo modo qualcosa, una sorta di elite, una sorta di bizzarria antropologica
che fuori da questa sala non trova grande riscontro. Noi oggi possiamo anche entusiasmarci, poi però nei conti con la realtà, con le grandi masse in una società come questa, beh, noi siamo abbastanza rari, siamo qualcosa di abbastanza diverso, lo dico con rammarico, cioè non c'è più da noi una sinistra popolare che sappia interpretare il vissuto e lo sguardo di tutte quelle categorie che prima dicevo. Allora a me pare che la direzione per una sinistra che non sia inutile ma che sia efficace sia quella, da un lato, di alimentare quella democrazia dei territori, quel tessuto comunitario aperto, ospitale, senza di cui non esiste democrazia, non c'è il salto dal cittadino alle grandi istituzioni. È nello spazio comunitario aperto, che non vuol dire la setta, non vuol dire la Lega, non vuol dire qualcosa che esclude gli stranieri agli altri, ma è in uno spazio comunitario aperto, democratico, nella città, nella regione, nel distretto, che i cittadini hanno la capacità e la possibilità di sperimentare che cosa significa la democrazia come forma di vita. Altrimenti sperimentano solo il capitalismo come forma di vita, quel capitalismo che lui sì ha istituzioni mondiali, globali. Ecco, noi dobbiamo rispondere generando forme di vita democratica a livello delle comunità locali. L'altro elemento importante, occorre una crescita educativa di pensiero culturale. Molta nostra debolezza deriva dal fatto che, al di là dei limiti, dei narcisismi, delle divisioni, l'orizzonte che noi abbiamo prospettato era un orizzonte vuoto. Cioè non si capiva che cos'era questa alternativa, si capiva la critica alle implicazioni e agli imperativi del capitalismo dominante, ma non si capiva che altro. Per cui perché stupirsi se le nostre forze di centrosinistra su scala europea si sono rivelate il centrosinistra di questo sistema concepito e coltivato nel nord del mondo, e quindi è chiaro che poi arrivano alle larghe intese, all'omologazione, addirittura gestiscono in modo più cinico queste dinamiche del capitalismo globale di quanto non abbiano fatto a volte forze di destra. Allora, se non c'è un pensiero alternativo, e questo pensiero non passa tanto e più per l'intellettuale isolato, passa per quegli operatori della formazione, dell'informazione, non si possono lasciare gli insegnanti nella disperazione, nell'isolamento, non si possono lasciare quei pochi giornalisti, operatori dell'informazione che hanno il coraggio di riportarci alla realtà anche loro nell'isolamento. Parlo allora degli intellettuali, non nel senso elitario del termine, ma nel senso di servizio. Occorre un grande coordinamento che permetta a queste persone, a queste figure, il cui servizio è essenziale per la crescita del pensiero collettivo, di non trovarsi isolati, di non trovarsi alla fine annegati nello scoramento, nella disperazione. Da ultimo ricordo la necessità che i movimenti e anche le forze politiche organizzate trovino una convergenza effettiva, certo da un lato nel rilancio della democrazia in Europa, ma c'è anche un modo provinciale di citare l'Europa, che è quello di vedere il rapporto tra l'Italia e l'Europa e di non vedere il mondo. Ecco, noi non possiamo prescindere dal rapporto tra Europa e mondo. L'inizio di questa dinamica è stato quando l'Europa ha deciso che il mondo era questa guerra globale chiamata mercato globalizzato e doveva riuscire a competere, e da lì in poi c'è stata la mutazione genetica dell'Europa. Allora noi non possiamo illuderci né presumere che le alternative di pensiero e di esperienza al capitalismo vengano ancora una volta dal cilindro della cultura dei movimenti europei. Esiste il mondo, esistono altri modelli di economia, esistono altre forme di impegno politico in Africa, in America Latina, in Asia. Allora questo non è affatto astratto, questo rende concreto il nostro impegno per un'altra Europa. Se noi avremo la concretezza di coltivare questi rapporti, di alimentare un pensiero diverso, che non è affatto astrazione ma vuol dire capacità di trovare strade nuove, allora se noi faremo questo, io penso davvero nell'espressione un soggetto politico, la parola più importante è un, cioè non può essere
essere un cartello di forze in competizione tra di loro. Noi abbiamo sperimentato che a volte proprio il momento elettorale divide, perché ciascuno poi torna, dopo grandi analisi mondiali, al proprio particolare, ai propri vantaggi, al proprio sguardo miope. A noi serve un soggetto politico che non sia tanto fonte di identità, ma sia uno strumento fecondo, utile, cioè uno strumento che dia gambe, che dia braccia, che dia operatività a una coscienza collettiva che sta crescendo. E io sento che questa volta, nonostante i nostri limiti, nonostante le nostre miopie, beh, questa volta non ce la faremo a rovinare tutto. Mi pare che stiamo andando avanti, stiamo riprendendo il percorso nella direzione giusta, che è quella di passare da questa società di mercato, pensate, una società che si specchia nell'istituzione del mercato, non una società che ha un'economia di mercato, ma una società di mercato. Ecco, lì dove allora le persone non sono altro che risorse umane o esuberi. Ecco, noi dobbiamo uscire da questa mentalità, da questa superstizione, da questa angoscia e generare invece la via verso una società decente. E una società decente è quella in cui ciascuno, che sia straniero, che sia nativo, che sia donna, uomo, che sia bambino, che sia adulto, ecco, è qualcuno che ha un posto fisso nel riconoscimento dei suoi diritti e non si deve vergognare per quello che non è e per quello che non ha. Vi ringrazio. Alexis Tsipras. Alexis parlerà in greco e verrà tradotto dall'interprete direttamente. Okay. Είναι μεγάλη χαρά μου, συντρόφισσες και σύντροφοι, που βρίσκομαι μετά από 10 και πλέον χρόνια ξανά στη Φλωρεντία, σε μια πόλη όπου δώσαμε αγώνες και μάχες μαζί τότε, θυμάμαι. Πορευτήκαμε μαζί με χιλιάδες κόσμου για να διαδηλώσουμε ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός και ότι οι αγώνες μας μπορεί να φέρουν τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη. È un grandissimo piacere per me ritrovarmi a Firenze dopo 10 anni e più, dove abbiamo fatto insieme delle lotte, dove abbiamo detto che tutti insieme possiamo lottare per fare in modo che un altro mondo sia realmente possibile con la partecipazione di tutti quanti. Τότε βέβαια δεν ήταν εμφανής η κρίση, η οικονομική, ούτε και η στρατηγική κρίση της σοσιαλδημοκρατίας. Ήταν όμως εμφανές ότι και αναγκαίο να χαράξουμε στρατηγική για να δημιουργήσουμε ευρύτερες κοινωνικές συνενέσεις ώστε να υπερβούμε την επερχόμενη κρίση της σοσιαλδημοκρατίας. In quell'epoca non era visibile ancora la crisi della socialdemocrazia, ma era chiaro che dovevamo creare delle alleanze sociali per poter superare la crisi della socialdemocrazia che stava arrivando. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, διαισθανόμαστε όλοι πόσο αναγκαίο θα ήταν την μεγάλη κινητοποίηση των κινημάτων και των λαών της Ευρώπης να την έχουμε σήμερα, στην καρδιά της κρίσης, και όχι να την έχουμε αφήσει πίσω μας 10 χρόνια πριν. Oggi è molto chiaro come sarebbe necessario avere oggi la mobilitazione dei movimenti e dei popoli dell'Europa, nel cuore dell'Europa, e non averla lasciato storicamente dietro a noi un decennio fa. Η σημερινή κρίση της σοσιαλδημοκρατίας, για να έρθω στο θέμα της συζήτησής μας σήμερα, είναι ταυτόσιμη με την κρίση της Ευρώπης. Και όσο η σημερινή ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία παραμένει θεατής στο δικό της στρατηγικό και θα έλεγα ιστορικό αδιέξοδο, όσο εξακολουθεί να απαντά στις σημερινές νέες προκλήσεις με τα συντηρητικά αντανακλαστικά της δεκαετίας του 90, τόσο θα χάνει το βηματισμό της με την ιστορία.
Realmente la crisi della socialdemocrazia oggi è la crisi dell'Europa, e finché la socialdemocrazia europea di oggi rimarrà un osservatore nella sua realtà storica e strategica senza uscita, questo continuerà finché continuerà a rispondere alle sfide di oggi con dei riflessi conservatori degli anni 90. Finché succederà tutto questo, non riuscirà a reggere il passo della storia. Γιατί οι προκλήσεις της συγκυρίας έχουν αλλάξει πρόσημο. Οι συνέπειες της βαθιάς και πολύπλευρης ανακυκλούμενης κρίσης επηρεάζουν το επικοδόμημα και έχουν ήδη μεταβάλει κοινωνικές τάσεις και πολιτικές στρατηγικές. Perché le sfide del momento presente hanno cambiato priorità, perché le profonde conseguenze di questa crisi che si ricicla e che è multilaterale influenzano tutto ciò che abbiamo davanti a noi, anche il sostrato della realtà, hanno cambiato gli atteggiamenti sociali e le strategie politiche. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, αν θέλει να υπάρξει, οφείλει να αλλάξει. Διαφορετικά θα μετατραπεί σε μικρή συμπληρωματική δύναμη της νεοφιλελεύθερης δεξιάς. Ακριβώς όπως συμβαίνει στην Ελλάδα με το Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου. Η ιστορική και πολιτική απαξίωση του οποίου μόνο ως παράδειγμα προς αποφυγή θα πρέπει να χρησιμεύσει στους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες. In questo quadro, se vuole sopravvivere e continuare ad esistere, la socialdemocrazia europea dovrà cambiare. In caso contrario, diventerà una piccola forza accessoria della destra neoliberista, esattamente come succede in Grecia con il PASOK del signor Venizelos, che è delegittimato storicamente e politicamente, e l'esempio del quale può essere solo evitato dai socialdemocratici europei. Σήμερα προσαρμογή είναι η ριζοσπαστικοποίηση. Και η ριζοσπαστικοποίηση είναι η μετουσίωση σε πολιτικό πρόγραμμα των αντιστάσεων και των ετοιμάτων της προοδευτικής κοινωνικής πλειοψηφίας ενάντια στην νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα. Oggi l'adattamento vuol dire radicalizzazione. E radicalizzazione è poter far proprio un programma politico delle resistenze e delle richieste della maggioranza progressista della società contro la barbarie neoliberista. Και αυτό το βλέπουμε από τους αγανακτισμένους που γέννησαν το Podemos στην Ισπανία και που στην Ελλάδα έριξαν την κυβέρνηση Παπανδρέου τότε και δυνάμωσαν το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τη μετεξέλιξη του Sinn Féin στην Ιρλανδία από οργάνωση εθνικών ετοιμάτων σε ισχυρή και αξιόπιστη πολιτική δύναμη της αριστεράς και μάλιστα με άμεση προοπτική εξουσίας. E questo lo vediamo dagli indignati della Spagna che hanno fatto nascere Podemos, ma anche in Grecia dove hanno fatto cadere il governo Papandreou e hanno rafforzato Syriza, ma anche dallo sviluppo di Sinn Féin in Irlanda, da un'organizzazione di richieste a carattere nazionale a una forza politica forte e credibile con una prospettiva di governo. Allora lo vediamo anche in Italia, παρά τις αντιφάσεις. Όπου οι συνεχιζόμενες μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και η γενική απεργία που προγραμματίζει η CGL κατά της λιτότητας και της ανεργίας και για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και αποδεικνύουν ότι η κοινωνία έχει δύναμη και δυναμική. Με τις αντιστάσεις της αναδεικνύει τα πραγματικά διακυβεύματα και παράγει πολιτικά αποτελέσματα με προοδευτικό πρόσημο. Φέρνει στο προσκήνιο τη μοναδική εναλλακτική κυβερνητική λύση, την αφιλελεύθερη βαρβαρότητα. Με αφετηρία τις χώρες της κρίσης και των μνημονίων, φέρνει στο προσκήνιο σε όλη την Ευρώπη μια νέα, προγραμματικά ανανεωμένη, ριζοσπαστική, αλλά και ρεαλιστική ταυτόχρονα αριστερά. Ma lo vediamo anche oggi in Italia, dove le manifestazioni di protesta che stanno continuando, malgrado le contraddizioni della realtà italiana, che stanno continuando per i diritti del lavoro organizzate dalla CGL, lo sciopero generale che è stato
programmato concorrono a formare gli sviluppi politici e provano che la società ha forza ed ha una propria dinamica, che con le resistenze che dimostra fa vedere cosa è realmente in gioco e riesce a produrre dei risultati politici con una, trovando le chiare priorità politiche. Porta sulla scena l'unica soluzione alternativa per il governo, che è una soluzione alternativa alla barbarie neoliberiste. E partendo da questo punto, i paesi della crisi e dei memorandum portano sulla scena come priorità una nuova sinistra rinnovata e programmatica, radicale ma anche realista. Se antithesi με τη μεταπολεμική περίοδο και με αφετηρία τον νότο της Ευρώπης αυτή τη φορά, η νέα ριζοσπαστική αριστερά μετατρέπεται σε εμβριουλκό της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής, ελπίζοντας ότι θα οθήσει και τη σοσιαλδημοκρατία σε απεγκλωβισμό από την νεοφιλελεύθερη συνένεση που έλκει τις ρίζες της στη δεκαετία του 90 και έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε πολλαπλά πολιτικά και οικονομικά αδιέξοδα αλλά και σε νέες διαιρέσεις. In contrapposizione al periodo post-bellico e partendo dal sud dell'Europa, oggi la nuova sinistra radicale diventa levatrice del cambiamento politico e sociale, sperando che riuscirà a spingere la socialdemocrazia a liberarsi dall'assenso neoliberista, il quale ha le sue radici nel decennio degli anni 90 ed ha portato l'Europa a molteplici vie senza uscita di carattere economico e sociale a nuove divisioni. Αλλά η κυρίαρχη μορφή της σημερινής σοσιαλδημοκρατίας δείχνει να μην ανταποκρίνεται. Όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στον ιστορικό της, θα έλεγα, ρόλο, αλλά υποβαστάζει τον νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή την ιδεολογία της λιτότητας και της στασιμότητας που σήμερα πνίγει την Ευρώπη. Ma la socialdemocrazia di oggi non solo non corrisponde al suo ruolo storico, ma sostiene il neoliberismo, cioè l'ideologia dell'austerità e della stagnazione che sta portando ad un futuro inesistente l'Europa. Κάποτε ένας μεγάλος Έλληνας διανοητής, ο Νίκος Πουλαντζάς, κάνοντας κριτική στο σοσιαλισμό τον υπαρκτό τότε, είχε πει: ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει. Σήμερα μπορεί κανείς να μεταφράσει λίγο αυτή τη ρίση και να πει: η Ευρώπη είτε θα είναι δημοκρατική και κοινωνική είτε δεν θα υπάρξει. Molto tempo fa un pensatore greco, Nikos Poulantzas, aveva detto che il socialismo sarebbe stato democratico o non ci sarebbe stato. Oggi potremmo rinnovare questo pensiero e questa frase dicendo che l'Europa o sarà democratica e sociale o non potrà più esistere. Αυτό όμως είναι ταυτόχρονα και ένα δίλημα ζωής και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Ή θα αλλάξει και θα πάει προς τα αριστερά, ή θα αφομοιωθεί από την νεοφιλελεύθερη κεντροδεξιά στην προοπτική ενός άγωνου και αλληλοσυμπληρωματικού διπολισμού. Però questo è anche il dilemma di vita per la stessa socialdemocrazia europea. O cambierà e andrà verso sinistra o verrà assorbita da un centrodestra neoliberista nella prospettiva di un sistema bipolare che si sostiene a vicenda ed è arido. Ενός διπολισμού αντίστοιχου του αμερικάνικου μοντέλου των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών, χωρίς όμως την αντίστοιχη εκπροσώπηση των κοινωνικών συμφερόντων των μεσαίων στρωμάτων και της εργατικής τάξης. Και όταν μια ιστορική πολιτική δύναμη πάψει να εκπροσωπεί τα κοινωνικά συμφέροντα που κοινωνικά εκπροσωπούσε,
τότε αργά ή γρήγορα αντικαθίστανται από δυνάμεις που μπορούν να τα εκπροσωπήσουν αυθεντικά. Γιατί η πολιτική, όπως άλλωστε και η φύση, απεχθάνεται τα κενά. Un sistema bipolare corrispondente a quello americano, al modello americano tra democratici e repubblicani, però senza la corrispondente rappresentanza degli interessi sociali della classe media e della classe dei lavoratori. Perché quando una forza politica storica smette di rappresentare gli interessi sociali che ha rappresentato storicamente, allora prima o poi viene sostituita dalle forze che possono rappresentare veramente questi interessi, perché la politica, come la natura, rigetta i vuoti. Φίλε και φίλοι, η επικείμενη ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα θα λειτουργήσει ως κίνητρο για το συνολικό πολιτικό αναπροσανατολισμό των προοδευτικών και σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων στον Ευρωπαϊκό Νότο. Πιστεύουμε βαθιά ότι η ακίνητη Ευρώπη της Τρόικας και των Μνημονίων, σύντομα μετά από ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός, θα αναγκαστεί να μετακινηθεί σε πιο προοδευτική κατεύθυνση. Amiche e amici, la prossima ascesa al governo di ΣΥΡΙΖΑ in Grecia funzionerà come incentivo per un riposizionamento complessivo delle forze progressiste e socialdemocratiche nel Sud Europa. L'Europa immobile della Troica e dei memorandum presto si muoverà verso una direzione più progressista. Και πιστεύω βαθιά ότι από την περιφέρεια της Ευρώπης μπορεί να ξεκινήσει μια μακρά αλλά συναρπαστική διαδικασία ανατροπής της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας σήμερα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Ιρλανδία όπως είπα πριν με τον Sinn Féin, στην Ισπανία με τους Ποδέμος και την Ενωμένη Αριστερά, αλλά και εδώ, στην Ιταλία, με τον τρόπο που εσείς θα επιλέξετε. Σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι η συσπήρωση και η κοινή σας παρουσία στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών με την άλλη Ευρώπη έπαιξε αλλά μπορεί να συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο. E quindi penso che dalla periferia dell'Europa può iniziare un lungo e forte cambiamento rispetto all'egemonia neoliberista in Europa. Questo succederà in Grecia con ΣΥΡΙΖΑ, in Irlanda con lo Sinn Féin, in Spagna con Podemos e la sinistra unita e qui in Italia col modo che voi sceglierete in questo lavoro, in questo tentativo, tutti voi che sostenete l'altra Europa potete giocare un ruolo fondamentale. Ένας σπουδαίος ποιητής είχε πει κάποτε τη φράση «Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει». Τον δρόμο το βρίσκεις προχωρώντας. Κρατήστε αυτή τη φράση, θα σας χρειαστεί. Un grande poeta aveva detto una volta che non esistono strade pronte da percorrere e che la strada la trovi man mano camminando, andando avanti. Ricordatevelo. Φίλες και φίλοι, ο νεοφιλελευθερισμός και η λιτότητα έχουν ήδη εξαντλήσει την Ευρώπη. Την έχουν οδηγήσει σε οριακό σημείο κρίσιμων επιλογών. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η
πρώτη επιλογή, η μία επιλογή, είναι να ακολουθήσει τον δρόμο που θα συνεχίζει την ίδια αδιέξοδη συνταγή που μέχρι σήμερα ακολουθήσαμε. Amiche e amici, il neoliberismo e l'austerità hanno tolto qualunque forza all'Europa, l'hanno portata a un punto liminale di scelte importantissime. La prima possibilità è di continuare a seguire la strada che ha seguito sinora e che porta a una via senza uscita. Ο ένας δρόμος λοιπόν οδηγεί στην συνέχιση και στη συνεχή ταλάντωση ανάμεσα στην ύφεση και τη στασιμότητα. Una strada porta al dibattersi continuo fra la recessione e la stagnazione. Στην υψηλή ανεργία και στην επισφαλή και χαμηλά αμοιβόμενη εργασία. Alla forte e alta disoccupazione e al lavoro insicuro e mal pagato. Στον αποπληθωρισμό και την ανατροφοδότηση του δημόσιου χρέους. Alla deflazione e al rialimentare il debito pubblico. Στην εξουδετερώση της δημοσιονομικής πολιτικής ως εργαλείου για την ανάκαμψη της οικονομίας με την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. Alla neutralizzazione delle politiche sociali e le politiche per lo Stato come mezzo per far ripartire l'economia iniziando dalla domanda interna. Στον περιορισμό της νομισματικής πολιτικής σε μονεταριστικό ρόλο, δηλαδή στον έλεγχο της προσφοράς χρήματος για τη διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλό επίπεδο, χωρίς τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως δανειστής ίστατης καταφυγής. Nel limitare la politica monetaria ad un ruolo monetaristico, cioè al controllo dell'offerta di denaro, mantenendo bassa l'inflazione senza la possibilità che possa funzionare come prestatore di ultima istanza. Στον φορολογικό ανταγωνισμό και την ανοχή σε φορολογικές μαύρες τρύπες στην καρδιά της Ευρώπης, όπως αυτή του Λουξεμβούργου. Alla concorrenza fiscale e a mostrare di accettare dei buchi neri fiscali nel cuore dell'Europa come quello del Lussemburgo. Στην διαίρεση της Ευρώπης από ένα τείχος του χρήματος ανάμεσα στον πλεονασματικό βορρά και στον ελληματικό νότο. Alla divisione dell'Europa attraverso un muro tra il nord dei paesi in surplus e il sud che si fa prestare da impassivo. Στην απουσία εν τέλει ευρωπαϊκού αναπτυξιακού σχεδίου για την πραγματική διάσωση υπερχρεωμένων οικονομιών, τη συλλογική και οριστική έξοδο από την κρίση και τη βιώσιμη ανάκαμψη και ανάπτυξη. E all'assenza di un piano europeo di sviluppo per il vero salvataggio delle economie iperindebitate e l'uscita collettiva e definitiva dalla crisi ed uno sviluppo realmente sostenibile. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στην καταστροφή, στη διάλυση της Ευρώπης. Και η σημερινή Ελλάδα, με την παταγώδη κατάρρευση του προγράμματος του Μνημονίου, συνοψίζει την απόλυτη αποτυχία της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής της εσωτερικής υποτίμησης. Questa strada porta al fallimento e la Grecia di oggi, con il crollo visibile a tutti del programma dei memorandum, mostra il fallimento totale della strategia neoliberista della svalutazione interna. Μια στρατηγική που υποτίθεται ότι εφαρμόστηκε για να αντιμετωπίσει την κρίση του δημόσιου χρέους, αλλά πριν εφαρμοστεί το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα ήταν στο 127% του ΑΕΠ. Che σήμερα έχει πάει στο 176% του ΑΕΠ. Una strategia che sarebbe dovuta essere applicata per fermare il debito pubblico, ma prima che venisse applicata, il debito pubblico in Grecia era al 127% del PIL e adesso è al 175%. Και παράλληλα, αυτή η πολιτική γέννησε μια πρωτοφανή κοινωνική κρίση. Διεύρυνε τις ανισότητες, την φτώχεια και τον αποκλεισμό. E questa politica dei memorandum ha creato un terzo mondo, una crisi sociale
mai vista, con tantissime disparità, aumentando la povertà e l'isolamento sociale. Το 2014, να σας πω μόνο ότι το πλουσιότερο 10% των Ελλήνων κατέχει το 56% του πλούτου. Vi voglio solo dire che nel 2014 il 10% più ricco dei greci ha il 56,1% della ricchezza nelle sue mani. Το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην πατρίδα μου έχει φτάσει στο 36%. Πρόκειται για κοντά στα 4 εκατομμύρια ανθρώπους. La percentuale di persone che vivono sulla soglia della povertà e dell'emarginazione sociale è arrivato nel mio paese al 36% ed è vicino a 4 milioni di persone. Και το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του προγράμματος, ότι δημιούργησε μια στρατιά ανέργων, η επίσημα καταγεγραμμένη ανεργία στο 26,4%, ενώ η ανεργία των νέων επισήμως καταγράφεται στο 51%. E il risultato maggiore di questo programma è che ha creato un esercito di disoccupati. I disoccupati in questo momento sono al 26% ufficialmente, secondo le statistiche ufficiali, e ufficialmente sempre i giovani disoccupati sono al 51%. Αν λοιπόν από κάτι κινδυνεύει σήμερα η Ευρώπη, δεν είναι από την άνοδο νέων αριστερών δυνάμεων που επιθυμούν να διακόψουν τα αποτυχημένα προγράμματα της λιτότητας. Αν από κάτι σήμερα κινδυνεύει η Ευρώπη, είναι από την συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας. Se l'Europa oggi è in pericolo, non è certamente in pericolo per le forze della sinistra, per il rafforzamento delle nuove forze della sinistra che vogliono fermare questi programmi di austerità che sono falliti. L'Europa è in pericolo da una possibile continuazione della politica di austerità. Κινδυνεύει, για παράδειγμα, από το βάρος του δημόσιου χρέους της Ιταλίας, της τάξης των 2,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ένα χρέος που το κάνει ακόμη πιο βαρύ, η ύφεση σε συνδυασμό με τα πρώτα σημάδια του αποπληθωρισμού. Per esempio, è in pericolo dal peso del debito pubblico dell'Italia, che arriva a 2,2 triliardi, un debito che fa diventare ancora più pesante la recessione, insieme ai primi segnali della deflazione. Κινδυνεύει λοιπόν η Ευρώπη και η Ιταλία από τον αυτοκτονικό δογματισμό, όταν έχεις ένα χρέος τόσο υψηλό, να προσπαθείς με περικοπές και φόρους να τηρήσεις το 3% στο δημοσιονομικό έλλειμμα, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη. Είναι παράλογο να τροφοδοτείς έτσι ένα χρέος που κατά τα άλλα επιδιώκεις υποτίθεται να μειώσεις. E quindi l'Europa e l'Italia sono in pericolo per un dogmatismo che potrebbe essere definito da suicidio nel momento in cui cerchi, con dei tagli e delle tasse, di mantenere entro il 3% il rapporto deficit-PIL, impedendo in questo modo lo sviluppo. È assurdo alimentare in questo modo il debito che teoricamente dici di voler far diminuire. Αν από κάτι σήμερα κινδυνεύει η Ευρώπη και η Ιταλία, είναι από την αναποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού σας να συγκρουστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μια πολιτική που διωγγώνει το ιταλικό χρέος και στραγγαλίζει τον ιταλικό λαό. Και είναι και το πισωγύρισμα που επιχείρησε να κάνει το προηγούμενο διάστημα, εισάγοντας στην Ιταλία την νεοφιλελεύθερη ατζέντα της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων. Από αυτό κινδυνεύει η Ευρώπη, όχι από τις δυνάμεις που θέλουν να συγκρουστούν με τον νεοφιλελευθερισμό. L'Europa e l'Italia sono messe in pericolo dal fatto che il vostro primo ministro ha cercato di tornare indietro, cercando di mettere l'agenda neoliberista nei rapporti di lavoro, dal fatto che l'Europa non riesce e l'Italia non riesce a imporre la sua visione con quelle forze che con la loro strategia stanno facendo aumentare il debito pubblico italiano. L'Europa non è di certo in pericolo dall'aumento delle forze di sinistra.
Φίλες και φίλοι, σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, εγγράφετε και το δικό μας τρίπτυχο προοδευτικών, ρεαλιστικών, αλλά και εφαρμόσιμων προτάσεων για να αλλάξει η Ευρώπη δρόμο. Amiche e amici, in questo quadro entra anche il trittico, le tre misure, i tre gruppi di misure realistiche, progressiste e di immediata applicazione che sta proponendo Syriza perché l'Europa possa cambiare verso e direzione. Το πρώτο τρίπτυχο, η πρώτη μάλλον, ο πρώτος άξονας αυτού του τριπτύχου, αν θέλετε, είναι ο άμεσος τερματισμός της λιτότητας. Διότι ακόμα και αν σήμερα ξαφνικά καταφέρναμε να εξαφανίσουμε το χρέος, αν συνεχίζαμε την πολιτική της λιτότητας, το πρόβλημα δεν θα το αντιμετωπίζαμε. Il primo pilastro è far finire subito l'austerità, perché anche se oggi si riuscisse a far diminuire il debito, se continuasse l'austerità non potremmo risolvere il problema. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πρότασή μας για μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, για την οργανωμένη αναδιάρθρωση των χρεών της Ευρωζώνης, κατά το προηγούμενο της διάσκεψης του Λονδίνου το 1953 για το χρέος της ίδιας της Γερμανίας και αναρωτιόμαστε, έχει σήμερα το ηθικό δικαίωμα η Γερμανία και το ιστορικό δικαίωμα να αρνείται στην Ευρώπη αυτό που η Ευρώπη με γενναιοδορία και ενόραση της προσέφερε το 1953. Il secondo pilastro è la conferenza europea per il debito, per una ristrutturazione organizzata dei debiti dell'Eurozona, come è successo in precedenza con la conferenza di Londra per il debito. E ci domandiamo, la Germania ha il diritto etico e storico di dire oggi no all'Europa, di negare quello che l'Europa... quello che l'Europa le ha concesso generosamente e con una grande visione nel 1953. Και ο τρίτος άξονας αφορά σε αυτό που εμείς ονομάζουμε νέο ευρωπαϊκό New Deal, με αυτοτελή και ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να δώσουμε τη δυνατότητα για άμεσες δημόσιες επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές για την τόνωση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. E il terzo pilastro è il New Deal europeo, con un finanziamento forte e autonomo dell'Europa, con un'attivazione della Banca Centrale Europea e della Banca Europea per gli investimenti, con investimenti pubblici per infrastrutture pubbliche e per poter fare in modo che venga sostenuta la creazione di nuovi posti di lavoro. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα επαναλάβω όχι για να ξαναχειροκροτήσετε, αλλά γιατί πρέπει να αρχίσουμε όλοι να το συνειδητοποιούμε. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο κατόφλι μιας ιστορικής πολιτικής αλλαγής. Σύντομα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να αναλάβει ευθύνες για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, για τους λαούς της Ευρώπης. Compagni e compagni, amici, amici e amiche, non lo dico per essere riapplaudito, ma per comprenderlo tutti insieme. Come sapete, la Grecia si trova sulla soglia di un importante cambiamento politico di portata storica. Presto sarà chiamato a governare la Grecia con importanti responsabilità sia per il popolo greco sia per i popoli dell'Europa. Se a questo plesio έχουμε κάθε λόγο να επιδιώκουμε και μάλιστα από τώρα την ευρύτερη δυνατή συνεργασία κυβερνήσεων αλλά και πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, ξεκινώντας από τον Ευρωπαϊκό Νότο. Μια τέτοια συνεργασία πιστεύουμε ότι μπορεί να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική που θα αναπτυχθεί μετά από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. In questo quadro, da ora
stiamo ricercando la collaborazione di governi, ma anche di forze sociali e politiche, iniziando dal Sud Europa. Una collaborazione di questo tipo potrà valorizzare la dinamica positiva che si svilupperà con la vittoria di Syriza. Γι' αυτό και αν θέλετε εμείς έχουμε περισσότερο από κάθε άλλον την επιθυμία η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία να εγκαταλείψει τις νεοφιλελεύθερες αιμονές και να ανακτήσει τα πιο προοδευτικά και ριζοσπαστικά στοιχεία από το μεταπολεμικό της παρελθόν. Per questo noi vogliamo che la socialdemocrazia europea possa abbandonare le sue posizioni neoliberiste e possa ritrovare dalle sue radici storiche tutti gli elementi progressisti e gli elementi radicali. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν θα το πράξει. Κάθε άλλο, είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι. Έχουμε όμως κάθε πρόθεση, κάθε διάθεση να την σπρώξουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί η αλλαγή στην Ευρώπη χρειάζεται ευρύτατες συμμαχίες. Il cambiamento in Europa ha bisogno di grandissime alleanze. Non sappiamo se la socialdemocrazia seguirà questo percorso, però abbiamo ogni volontà di spingerla a che lo faccia realmente. Και πιστεύουμε πραγματικά ότι η ιστορική τομή στην Ευρώπη που θα αποτελέσει η ιστορική νίκη του ελληνικού λαού με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα θα είναι ικανή να ξεσηκώσει ένα νέο άνεμο ελπίδας και ανατροπής σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Να κινητοποιήσει τη δυνάμεις της προόδου και της κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη. E siamo sicuri che questa svolta storica in Grecia, con un governo della sinistra, grazie al messaggio e alla mobilitazione del popolo greco, farà sentire un vento di speranza e di cambiamento in tutto il sud Europa, che riuscirà a mobilitare le forze progressiste e della coesione sociale in tutta Europa. Και σε αυτή την κατεύθυνση να ξέρετε. Υπολογίζουμε πολύ σε εσάς. Εναποθέτουμε ελπίδες σε εσάς. Στην πλούσια παράδοσή σας. Αλλά και στις μεγάλες δυνατότητες που έχετε σήμερα. Ενώνοντας τις δυνάμεις σας να αποτελέσετε μια προοπτική ελπίδας για την έκρηξη των κινημάτων της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ιταλία που μαζί με τις εξελίξεις στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη θα δημιουργήσουν μια νέα προοπτική. E sappiate che in tutto questo percorso noi contiamo su di voi. Le nostre speranze si basano fortemente anche su di voi. Non solamente per la tradizione, per la vostra ricca tradizione, ma anche per le vostre possibilità che avete oggi, nella prospettiva di speranza, attraverso i movimenti, attraverso l'attività politica, per rafforzare la democrazia e la coesione sociale a partire qui dall'Italia. Αν εργαστούμε μαζί, μπορούμε να μετατοπίσουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ευρώπη σε προοδευτική κατεύθυνση, προς όφελος των λαών της Ευρώπης. Ας αναλογιστούμε και ας αναλάβουμε την ιστορική αυτή ευθύνη που η συγκυρία μας εναποθέτει. Dobbiamo essere capaci di caricarci della responsabilità storica che ci offre questo momento. Dobbiamo pensare seriamente, essere capaci di cambiare, lavorando gli equilibri politici verso una direzione progressista. Ευχαριστώ πολύ. Grazie molto. Grazie, molto bene.
Grazie. Chiamo a parlare Paolo Ferrero, poi si preparano Michele De Palma, Nicky Vendola ed Erhard Krom. Direi che l'intervento di Alexis ci ha detto una cosa, che i compagni e le compagne greche i compiti a casa li hanno fatti, adesso tocca a noi, diciamo, non riesco a leggerla in un altro modo questa cosa. O se volete, come dicono a Roma, le chiacchiere stanno a zero e quindi si tratta a questo punto di partire. E penso che dopo il discorso di Alexis si possa intervenire solo dicendo una cosa molto semplice, e cioè che io credo che per le ragioni che venivano dette della crisi europea che continua a produrre barbarie e della possibilità che si apre in Grecia con la capacità di Siriza di interpretare il senso e la volontà di cambiamento del popolo, noi siamo dentro a un bivio enorme, e siamo dentro il bivio tra, da un lato, il proseguimento della barbarie di cui non si vede uno sbocco positivo, l'incapacità delle classi dirigenti di uscire dalla crisi, oppure dall'altra la possibilità che la Grecia segni un punto di passaggio. E io penso che le lotte di questi giorni in Italia, dalla manifestazione della CGIL, lo sciopero dei sindacati di base, lo sciopero generale della FIOM di ieri, con tutto cosa c'è stato in mezzo, lo sciopero sociale, le iniziative e le manifestazioni dei lavoratori di Terni, ci dicano una cosa molto semplice. Anche in Italia c'è bisogno di costruire una sinistra che sia in grado di essere un punto di riferimento per chi oggi ha ritirato fuori la testa e ha rotto la passività sociale riscendendo in piazza. Io penso che il problema sia questo, né più né meno di questo. E allora credo che bisogna dichiarare quello che si vuole fare. La mia opinione è la seguente. Una dei problemi che abbiamo avuto in questi anni è stata la divisione a sinistra. Anche le buone idee proposte sono state azzerate dalla divisione. Credo che bisogna dire con tutta chiarezza che noi siamo per costruire un percorso unitario a sinistra che permetta di mettere insieme tutte le sinistre antiliberiste del Paese, tutti coloro che non si ritrovano nell'agenda di Renzi, tutti coloro che ritengono che insieme alle altre forze della sinistra europea in Italia bisogna costruire un punto di riferimento. Credo che questo sia il primo nodo. C'è un secondo nodo. E che penso che le modalità e le forme attraverso cui dobbiamo lavorare a costruire questa sinistra unita non possono ripercorrere i sentieri che ognuno di noi, e in ogni caso parlo per me e per il mio partito, abbiamo seguito questi anni. Noi dobbiamo unire alla critica al liberismo, la critica alla politica, evitando che prenda strade contro la democrazia e contro la possibilità di cambiamento del Paese. Lo dico perché è evidente che la critica della politica è uno degli elementi fondamentali che ad esempio ha permesso a Beppe Grillo di diventare il punto che ha catalizzato il dissenso. Ma è altrettanto evidente che il Presidente del Consiglio Renzi usa il grillismo rovesciandolo per distruggere la democrazia e costruire un'antipolitica dall'alto delle classi dominanti contro gli strati popolari e contro la democrazia. Allora noi dobbiamo cogliere il tema della critica della politica per rovesciarla in partecipazione popolare dal basso, per contrapporci all'attacco della democrazia, non semplicemente per dire dei no, ma per costruire un percorso di democrazia partecipata. E allora questo è il secondo punto. E lo dico sapendo
che una delle principali risorse che ha questo Paese è che in questo Paese c'è un coro sconfitto, ammaccato, ma c'è ancora un movimento dei lavoratori, ci sono ancora dei lavoratori che abbiamo sentito all'inizio di questa assemblea, come Stefano dell'AST, dei lavoratori con la spina dorsale dritta, che sanno non piegare la testa davanti al padrone. Ma in questo Paese ci sono anche tanti ragazzi e ragazze che non hanno l'esperienza del movimento sindacale, ma che hanno l'esperienza nel volontariato, nell'associazionismo, nei comitati, nei centri sociali, nelle mille e mille forme di partecipazione attiva al cambiamento sociale. Noi questa è l'unità che dobbiamo costruire, certo un'unità tra le forze della sinistra, e dopo tanti anni probabilmente io e Niki parleremo dallo stesso palco, nella stessa sala, alle stesse persone, e io penso sia una cosa buona. Una cosa da valorizzare. E assieme a quest'unità politica noi dobbiamo costruire quell'unità tra generazioni, tra esperienze sociali, tra culture che hanno appunto percorsi diversi, ma non contraddittori tra di loro. C'è molta più distanza tra chiunque di noi e il progetto politico di Renzi che non all'interno di questi percorsi, che hanno avuto il movimento di Genova, che hanno avuto i percorsi successivi, che hanno visto in questi anni sovente noi tutti andare alle manifestazioni della FIOM applaudendo Landini perché era il punto di unità di questo mondo diverso. Noi dobbiamo fare un salto allora. Fare un salto di unità della sinistra che sappia fare i conti con la questione della crisi della politica, che sappia fare i conti con una domanda che non è una domanda minoritaria, è una domanda della maggioranza della popolazione. Come si riesce ad uscire da questa crisi senza cadere nella barbarie del nazionalismo razzista che ci viene proposto? Perché questo è il problema. Noi siamo davanti a un internazionalismo neoliberista delle classi dominanti, dei Renzi, e una risposta barbarica in termini di nazionalismo iperliberista anch'esso. Sono i due volti dell'iperliberismo che si confrontano e cercano di occupare tutto lo spazio politico. Io penso che questa è la scommessa, e non è la scommessa di una nicchia, è la scommessa della possibilità per l'Europa, dopo essere stato il continente più avanzato nel mondo come modello sociale, di evitare di ripercorrere i drammi di 100 anni fa. La scommessa è esattamente questa: autonomia dalle classi dominanti e capacità di alternativa rispetto alla barbarie del razzismo e della guerra tra i poveri. E io penso che questo è il nodo. Alexis ce lo ha declinato prima in termini europei, io penso che il nostro compito è lavorare da subito a declinarlo in Italia, non come una parte separata, perché è del tutto evidente che l'Europa è un continente così, e o siamo in grado, ognuno a partire dalla sua parte, di spostare in avanti, oppure è difficile pensare che ci possa essere quello che qualcuno teorizzava del socialismo in un paese solo. La vedo difficile, l'ho vista difficile, come dire, non ha dato enormi frutti allora, dubito che in Europa ce la potremmo cavare così. E allora a me sembra che questo è il nodo, e lo voglio dire con chiarezza. Noi abbiamo fatto insieme l'esperienza della lista Un'altra Europa con Tsipras. Penso che noi dobbiamo dare corso a quel cammino, e dobbiamo partire da quello che è stato il più alto punto di unità che in questi anni abbiamo costruito, lavorare per aggregare altri compagni e compagne, altri compagni di strada. Io penso che il problema che si è aperto con la presidenza di Renzi e con Renzi segretario del PD ponga a tanti compagni e compagne del PD un problema, lo si è visto in piazza il 25 con la CGIL. Io penso che a partire dal percorso dell'altra Europa con Tsipras dobbiamo proporre a tutti di costruire insieme questo cammino.
E da questo punto di vista, è stato citato prima da Mancino, lo voglio dire, io penso che il documento che Marco Revelli ha proposto, che il comitato operativo della lista ha varato, è un punto di partenza, ed è un punto di partenza fondamentale, perché noi, ed è l'ultima cosa che voglio dire, penso che abbiamo una responsabilità. Ognuno di noi sarebbe in grado di declinare esattamente quello che servirebbe, e servirebbero tante cose: di radicamento sociale, di progetto già compiuto, di gruppi dirigenti, di un leader da presentare che buchi lo schermo e che ci rappresenti. Ci servirebbero tante cose, ma noi non possiamo di aspettare di avere tutte queste cose per fare il primo passo. Noi dobbiamo partire, perché è solo camminando e solo nella strada che si trovano le risposte. Alexis citava un poeta, a me piace citare il comandante Marcos quando parlava di camminare domandando. Noi dobbiamo camminare domandando, ma per camminare bisogna partire. Penso che questa è la nostra responsabilità. Assieme agli altri troveremo la risposta. Scusate, Michele De Palma e subito dopo Nichi Vendola. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per l'invito a partecipare alla discussione di oggi, ho seguito i lavori da questa mattina e vorrei rassicurare un po' tutti rispetto alle differenze, come dire, non solo di luogo, ma anche di modalità in cui si organizza una discussione. Io sto intervenendo, e differentemente da quello che è accaduto alla Leopolda per il segretario della FIOM di Firenze, nessuno mi ha chiesto prima che cosa avrei detto intervenendo a questa assemblea. E credo che questo elemento è utile, perché una discussione libera, come del resto siamo abituati a fare davanti agli stabilimenti, nelle crisi industriali che ci sono, sia la migliore delle modalità con le quali affrontare un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Io penso una cosa, e non so se siamo in sintonia, però prima della manifestazione del 25 della CGIL e dopo la manifestazione del 25 della CGIL c'è stata una rincorsa a descrivere quella piazza, quelle lavoratrici e quei lavoratori, come un tutt'uno nel dibattito interno al Partito Democratico. Cioè come se le lavoratrici e i lavoratori che erano scesi in piazza fossero schierati con l'una o con l'altra parte, con chi è al governo o con chi è all'opposizione. Io credo che invece la manifestazione del 25 abbia detto una cosa nuova a tutti, e cioè che le lavoratrici e i lavoratori di questo Paese non sono più, come organizzazione sindacale, cioè come forza di coalizione tra di loro, una cinghia di trasmissione di una organizzazione politica. Non sono più e non hanno più governi amici, ma sono invece lavoratrici e lavoratori che autonomamente e indipendentemente dal quadro politico che si determina all'interno di un singolo paese, vogliono contrattare e negoziare nei confronti delle loro controparti, che siano esse Confindustria, che sia essa il governo. E questo elemento è un elemento chiaro nel Presidente del Consiglio. Perché infatti io credo che la vicenda Fiat sia stata, tutti noi, un po' sottovalutata nel suo portato politico. Quando l'amministratore delegato della più grande multinazionale ormai presente nel nostro Paese decide di saltare la mediazione nel rapporto con le organizzazioni sindacali e pone alle lavoratrici e ai lavoratori un referendum ricatto in cui dice: o accetti il lavoro che io ti concedo e ti abbasso il salario e ti aumento la produttività, o lo accetti, oppure e lo accetti con un referendum farsa, e quindi non soltanto te lo impongo,
ma ti chiedo di votarlo. È un cambio nella modalità con la quale si concepisce la democrazia, in cui non c'è più la dialettica tra le parti, ma c'è il plebiscitarismo, cioè il rapporto diretto tra il presidente della multinazionale, l'amministratore delegato Sergio Marchionne e ogni singola lavoratrice e lavoratore degli stabilimenti Fiat in giro per l'Italia. Questa cosa fu pensata come un fatto eccezionale. Pensate a cosa fa oggi il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio pensa di costruire un rapporto diretto con ogni singolo cittadina o cittadino di questo Paese, con ogni singola lavoratrice o lavoratore di questo Paese. Ma scusate, ma nessuno vede in questo il cambiamento rispetto al dibattito di stamattina sulla questione se ci sono ancora i partiti socialdemocratici oppure no. Siamo nell'Europa in cui c'è dal PASOK al Partito Socialista Spagnolo al Partito Democratico in Italia. Il tema non è se noi siamo fedeli nella situazione attuale ad un quadro del passato. Il tema è se tu sei in grado di capire quello che oggi sta succedendo nelle relazioni dialettiche di confronto tra il mondo del lavoro e il sistema politico in Italia e in Europa. E io la sensazione che ho è che oggi il problema che ha il mondo del lavoro in Italia e in Europa non è quello, fatemela dire così, di inseguire un elemento di rappresentanza, no. Perché la sfida che la controparte ci sta facendo è un'altra. La sfida che la controparte ci sta facendo è il fatto che tu, come soggetto negoziale, come persona e come lavoratore, che autonomamente puoi pensare ad un mondo diverso e cominciarlo a costruire dalla fabbrica e dal punto di lavoro in cui sei, ti è vietato perché solo loro possono pensare al mondo, mentre tu invece devi lavorare nel perimetro che loro ti lasciano e quindi poter negoziare solo dentro il tuo stabilimento la tua prestazione lavorativa. Il mondo, quello che c'è fuori dalla catena di montaggio, dalla tua postazione di lavoro, quello che c'è fuori dalla bocca del forno dell'altoforno, quello che c'è fuori cioè dalla tua condizione immediata, corporativa, aziendalista di lavoro, la devi difendere contro le altre lavoratrici e gli altri lavoratori e se inquina l'ambiente dello spunto in cui sei, anche contro le cittadine e i cittadini che abitano il territorio in cui sei. È questo lo schema che le nostre controparti stanno portando al tavolo della discussione. Io credo che dal nostro punto di vista, lo dico per l'esperienza che abbiamo fatto come FIOM, ad oggi, noi quando abbiamo detto che a Mirafiori, a Pomigliano, il problema era la prestazione lavorativa, il salario, ma era anche la democrazia complessiva del nostro Paese, in tanti ci avevano detto che la facevamo un po' grossa. In tanti, come quelli che questa mattina, dalle pagine dei giornali dopo lo sciopero straordinario che abbiamo fatto e la manifestazione incredibile che abbiamo fatto a Milano, nella stessa piazza, lo dico perché al Presidente del Consiglio andrebbe ricordato una cosa, quando in Italia succede quello che sta accadendo a Tor Sapienza, quando in Italia Piazza del Duomo, che è la piazza in cui la storia dell'antifascismo e della fondazione repubblicana e costituzionale del nostro Paese viene espugnata con una grande manifestazione di popolo da parte di un'organizzazione politica che conquista quella piazza, beh, tu, se sei una forza come capo di partito democratica, quella piazza lì è una piazza contesa. E gli unici che sono stati in grado di dire scendiamo in piazza e ci riprendiamo quella piazza e da quella piazza i primi a parlare sono stati operai e operai metalmeccanici provenienti da altre parti del mondo, è stata la FIOM. Allora, al Presidente del Consiglio e ai ministri e anche, e poi dopo mi taccio, ad uno che viene dalla stessa storia sindacale nostra, che rimangono sconvolti rispetto al fatto che abbiamo, come dire, detto in quella piazza che ci dispiace, ma la cosiddetta mediazione che è stata trovata sul Job Act, per noi uno non è una mediazione, due non è quella che noi, come dire, auspicavamo, perché noi il mandato a rappresentarci in Parlamento non lo abbiamo dato a nessuno. Se una mediazione si fa
si fa un tavolo contrattuale con le organizzazioni sindacali, non lo si fa demandandolo a qualcun altro. E per concludere, io ho una sensazione. Ho la sensazione che il viaggio del nostro Presidente del Consiglio a Detroit e la presenza di Marchionne in Italia ci dicano del fatto che in Italia il processo di americanizzazione in corso della nostra società è molto forte. Le scene che vediamo somigliano a quelle dell'Alabama, del Mississippi, nelle violenze contro gli immigrati. A questo non si può rispondere in una fase di crisi, lo dico con sincerità, con le petizioni di principio, con la solidarietà posticcia, con le ammissioni di colpa, no. Io credo che il problema sia come ricostruisci, riunifichi. Un mondo del lavoro fatto di ragazzi e di ragazzi precari che hanno manifestato anche loro il 14. Come fai a mettere insieme un operaio metalmeccanico italiano con un lavoratore in un'impresa edile? Il punto è come metti insieme le persone che oggi possono cambiare le sorti del nostro paese. La scelta fatta dal Presidente del Consiglio, fatemela dire così, con la Leopolda prima e poi dopo con le cene da 1.000 euro, è una scelta di classe, nel senso che quella classe è la classe che esclude le lavoratrici, i lavoratori, i precari, i disoccupati del nostro paese. Sappia che noi non ci fermiamo, e sappia anche il Presidente del Consiglio che per noi, come dimostrano i lavoratori di Terni, i confini nazionali ci stanno stretti. Noi sappiamo che vinciamo se le vertenze metalmeccaniche che noi stiamo facendo le vinciamo in Europa, perché ci siamo resi conto che le vertenze oggi al Ministero dello Sviluppo Economico spesso non trovano soluzione. Io penso che così, questo è il contributo che mi sentivo di dare alla discussione, e credo che sia utile per tutti noi provare ad immaginare un futuro in cui alle parole, fatemela dire così, seguono i fatti. Grazie. Allora, Nichi Vendola, prima volevo ricordarvi che alle 7 abbiamo un appuntamento, un aperitivo, alle 7:30, scusate, un aperitivo con Alexis, con tutti voi al ristorante Quinoa in piazza Santa Maria Maggiore. E Nichi Vendola. Sentiamo tutti quanti forte la responsabilità di capire esattamente dove ci troviamo. Come si diceva, citando pagine importanti, a che punto è la notte. Io penso che quando queste due parole si incontrano, recessione e deflazione, non per catastrofismo, ma per esercizio della memoria, i pensieri danzano attorno a Weimar. E il fatto che ci occupiamo di un continente in cui è stato sdoganato nuovamente l'antisemitismo, in cui il razzismo sembra il surrogato della lotta di classe, e in cui i nazisti e i fascisti non sono soltanto un problema della periferia o delle curve degli stadi, ma sono un problema della formazione di classi dirigenti in diverse porzioni dell'Europa, ci devono indurre a una grande responsabilità. Qui in Italia il partito della nazione è la novità con cui ci dobbiamo confrontare. È il partito che archivia definitivamente la dialettica tra destra e sinistra e propone una polarizzazione tra categorie e nozioni che sono una strepitosa epifania del pensiero conservatore.
quando la dialettica è tra velocità e lentezza, tra vecchio e nuovo, allora siamo alla falsificazione della scena sociale, all'occultamento della contesa vera, quella che riguarda la vita e le sue prerogative, i suoi diritti, il lavoro e la sua organizzazione. Io credo che il Partito della Nazione stia immaginando un sistema elettorale la cui ambizione è il partito unico, con il pluralismo ridotto a una specie di corredo, a un fenomeno del costume più che a un fenomeno della politica. E vi invito, compagni e compagne, a leggere l'attualità cercando i punti di connessione per avere una lettura organica di quello che sta accadendo. Lo sblocca Italia, il Jobs Act e la manovra di bilancio sono una trilogia, sono l'espressione di un'azione costituente che origina naturalmente dal tentativo di scassare l'apparato costituzionale con cui abbiamo edificato la storia democratica di questo Paese. Jobs Act è davvero mettere al centro della scena quel paradigma totalitario che è l'impresa e le sue prerogative, e ridurre il lavoro nuovamente alla dimensione economico-corporativa. È quello che diceva con parole efficaci Michele De Palma poco fa. Il lavoratore chiuso nel luogo di lavoro, obbligato a una condizione di afasia, polverizzato dal punto di vista sociale, impossibilitato a pensare il mondo perché è impossibilitato ad essere mondo, non c'è più il mondo del lavoro, ma una processione impressionante, inquietante, talvolta straziante di solitudini, alle quali viene demandato il compito di esprimere un residuo potere negoziale nei confronti di un sistema di impresa che viceversa diventa granitico e sovranazionale. Lo sblocca Italia è esattamente l'implementazione del modello di sviluppo fondato sull'abuso del territorio, sulla cementificazione selvaggia. Vedete, è il MOSE, è la TAV, è persino la nostalgia del ponte sullo stretto, ed è incredibile la faccia tosta con cui questa mattina Matteo Renzi ha parlato del fango e del dissesto idrogeologico. Il Piemonte è un pantano e in quel Piemonte loro investono 8 miliardi di euro per bucare la montagna e non per ripensare il paesaggio. Perché se il lavoro è merce, il territorio è merce. E il territorio, come i lavoratori, sono docili prede per le stagioni di caccia di questa riorganizzazione del sistema capitalistico. E quello che accadrà dal 1 gennaio del 2015 non è chiaro a tutti noi. Si cumulano tre manovre di bilancio, gli effetti di tre manovre di bilancio, lo dico perché resti impressa qualche cifra. Le regioni dovranno tagliare 6 miliardi 250 milioni di euro, più dovranno conteggiare il mancato introito della quota dell'IRAP. I comuni dovranno tagliare 3 miliardi di euro, ma qualcuno in Italia crede veramente che si possa nel giro di poche settimane tagliare sotto la voce sprechi l'equivalente di 10 miliardi di euro? Io ne parlo veramente con la logica dell'amministratore di condominio, sapendo che è un condominio con 4 milioni e 100 mila abitanti quello che amministro. E so che dal 1 gennaio del 2015 sarà difficile consentire ai pendolari, lavoratori e studenti, il diritto alla mobilità.
e per me sarà difficile, o chi verrà dopo di me, rinnovare i contratti con i gestori del trasporto pubblico locale, e questo significherà licenziamento di altri lavoratori, e per me sarà difficile rinnovare l'impegno con le famiglie più povere per il contributo Fitti, sarà difficile rinnovare l'impegno per il diritto allo studio sostenendo le borse di studio e i dottorati di ricerca, sarà difficile alimentare i piani di zona e il sistema dei servizi sociali, sarà difficile non colpire anche laddove la rete sanitaria è eccellente il diritto alla salute, che probabilmente sarà la prima vittima. Siamo cioè al capolinea del welfare, di questo si tratta. E alcuni dotti editorialisti dei giornali più importanti, più venduti, lo hanno scritto già da alcuni anni. La crisi e la riorganizzazione dell'economia mondiale forse sono incompatibili con l'esercizio di alcuni diritti di cittadinanza, forse sono incompatibili con la permanenza di quel modello di welfare che è stato il compromesso evoluto, straordinario, figlio della vittoria sul nazifascismo e della costruzione di un moderno costituzionalismo democratico. Insomma, questo è il quadro, e in questo quadro torna un inquilino sgradito a lor signori, il conflitto sociale. Torna, e per molti di noi, disgregati, separati, per noi è sentirsi come dei pesci che ritrovano l'oceano, perché francamente nel degrado della politica ritrovare una piazza straordinariamente gremita e bella come quella dei metalmeccanici di Milano, o ritrovare piazza San Giovanni recuperata al movimento operaio, significa che torniamo ad avere un oceano in cui nuotare, ma quella piazza non la possiamo celebrare, perché contiene una domanda. Essa esprime un conflitto sociale che, se dovesse rifluire, ci lascerebbe al confronto con i forconi. Quel conflitto sociale è il principale presidio della convivenza e della democrazia nel nostro Paese. Caro Renzi, se colpisci i corpi intermedi, se lavori per implementare la società liquida, beh, in quella società liquida si affoga più facilmente per chi non è tutelato. E attento, caro Renzi, perché se perde la CGIL non vinci tu, vince l'altro Matteo, rischia di vincere Salvini, rischia di vincere quella roba lì. E vorrei dire, se mi permettete, per tutti noi che siamo persino spiazzati dalle parole del Pontefice, persino rispetto al crollo del muro di Berlino, dentro questo profluvio di retorica, senza nessun bilancio sul mondo che ci troviamo oggi sulle spalle, soltanto Papa Francesco ha avuto la forza di dire: se celebriamo 25 anni dopo la caduta del muro di Berlino, lo dobbiamo fare chiedendo che cadano tutti gli altri muri, a cominciare da quello che in Israele opprime il popolo palestinese. Ma io la domanda che faccio è, e la faccio, diciamo, permettete che finga di fare la domanda a un soggetto planetario, non solo alla socialdemocrazia europea, al riformismo e alle pratiche di governo del riformismo nel mondo, che sono in affanno ovunque. Obama non ha più il Congresso, non controlla né la Camera né il Senato. Dilma
per un pelo non perdeva le elezioni in Brasile. C'è come globalmente la percezione di un'insufficienza, di un limite organico della storia del riformismo su cui varrebbe la pena di riflettere. Ma compagni e amici delle socialdemocrazie europee, veramente si può sopportare che permanga nel ruolo di commissario europeo chi ha fatto outing come Juncker denunciando la normalità di sistemi politici e istituzionali che cedono potere e non sanno che balbettare di fronte ai mercati e alla speculazione finanziaria? Veramente noi possiamo sopportare quello che Juncker ha detto e non chiedere le dimissioni immediate di una persona che è impresentabile in Europa? Finisco, arrivo al punto. Se la nostra, come è stato detto da molti, e su questo penso che il giudizio è unanime, è una sconfitta epocale, io credo che davvero, e non lo voglio dire metodologicamente, il problema della ricostruzione dello sguardo e del vocabolario non è un problema teorico, è un problema che allude alle pratiche, alla fatica di riconnetterci al sociale spappolato e ferito di cui abbiamo parlato. E forse, voglio dire una cosa capovolta rispetto al buonsenso, invece che ripartire, ovviamente bisognerà costruire, io l'ho chiamata la coalizione dei diritti e del lavoro, bisognerà riporsi concretamente ciascuno per propria parte il tema della propria non autosufficienza nell'essere vettori di un processo radicale di cambiamento. Allora io credo che ci dobbiamo dire forse tutto quello che ci ha divisi, non solo trovare i punti di unità, ma ragionare con serenità delle cose che ci hanno diviso, perché quelle cose alludono non solo alle biografie, alle storie personali, al narcisismo di ciascuno, è ingeneroso ridurre tutto quanto a questa parodia, alludono a culture politiche. Per esempio, io penso che il populismo non è pericoloso soltanto quando è esercitato dall'alto, come fa Matteo Renzi, o quando è esercitato da chi ha costruito una narrazione suadente di populismo come Beppe Grillo, che parte da un dato importante, la negazione dell'esistenza della complessità. L'idea che la complessità è un'invenzione del maligno, per cui ci sono risposte semplici. Alexis, se andrà a governare, come io gli auguro, come spero, cosa per cui faccio il tifo, la Grecia, si renderà conto che a problemi complessi non esistono risposte semplici. E il nostro problema principale non è produrre l'abracadabra che schiude la porta del futuro, ma è connettere i saperi. E anche quando parliamo di lavoro e di precarietà, dobbiamo immaginare che l'unità è la ricostruzione della connessione tra le competenze, tra i saperi, che ci consentano di capire meglio come funziona l'organizzazione dei poteri e quali sono i punti su cui noi possiamo far leva per aprire prospettive di trasformazione. Ecco, io penso che dobbiamo parlarci di più, perché il populismo per me va male sempre ed è sempre una semina che porta a destra. La semplificazione, la riduzione a mito della realtà o anche dell'avversario. Badate, la mitizzazione di Berlusconi è stato il principale impedimento a capire la natura del berlusconismo, e coloro che hanno mitizzato negativamente Berlusconi sono gli stessi che poi non hanno avuto grande scrupolo a fare l'alleanza, a fare il patto del Nazareno. Attenzione, noi abbiamo bisogno non di immaginarci nemici e di gonfiarli nella nostra testa con gli anabolizzanti della paura, abbiamo bisogno di metterli a fuoco, abbiamo bisogno
di capire, abbiamo bisogno di sapere, per esempio il mercato del lavoro, abbiamo bisogno non solo di raccontarlo sociologicamente, abbiamo bisogno di andarlo a scrutare e di esercitare l'ascolto, di capire di più nelle nuove professioni, nei nuovi lavori, nel precariato, nel mondo operaio. Io credo che abbiamo, diciamo così, da esercitare l'umiltà di chi, camminando e domandando, prova anche a mettere al centro il verbo ascoltare, anche perché ha ragione su questo Paolo, l'unità di cui abbiamo bisogno non è un accrocchio di ceti politici, ma è la ricostruzione di un'idea della comunità contrapposta alla società liquida. Ecco. Ecco, ci vogliamo provare, ci dobbiamo provare. Ho detto con qualche sgarberia a Fassina, a Stefano, compagno Fassina, amico, ho detto, guarda, tu hai ragione, in un dibattito molto bello l'altra sera a Milano, molto partecipato, hai ragione, dobbiamo prendere fiato perché non possiamo pensare che basti la buona volontà o il volontarismo organizzativistico per ricostruire la prospettiva e il cammino. Ci vuole proprio il fiato, ci vuole lo sguardo lungo. Però la piazza di Milano e piazza San Giovanni ci dicono una cosa, che non abbiamo più tempo. Ci dicono che il rischio che quella straordinaria comunità di lavoro che torna a lottare possa nuovamente cedere al disincanto è un rischio troppo elevato, e questo è il momento in cui dobbiamo esprimere, esercitare generosità. Compagni e compagne, io sono il presidente di un partito, Sinistra Ecologia e Libertà, che ha pagato qualche prezzo, anche proprio al fatto di aver creduto sinceramente alla sfida della lista Tsipras. Non mi è piaciuto, proprio non mi è piaciuto nulla dello svolgimento della campagna elettorale, perché pensavo, e così l'avevo immaginato, che potevamo, diciamo, non dico costruire una convivenza per l'eternità, ma provare a immaginare, a condividere da capo alcune parole e alcuni passi. E invece per me è stata sgradevole la sensazione talvolta di essere soltanto un portatore di il mio partito, un portatore di consensi. Non ho gradito tante cose, le ho trovate proprio sleali nei confronti miei e nei confronti di Sinistra Ecologia e Libertà. Ma non sto parlando di questo perché ho dei risentimenti, sto parlando di questo perché bisogna essere sinceri nel momento in cui pensiamo di cercare ancora una strada comune, che è quella che ci può portare a issare nuovamente la bandiera, ecco, su questo voglio essere preciso, di una sinistra che qui in Italia sfidi Renzi sul terreno del governo, che sia competitiva per batterlo, non per regalargli. Lui e tanti apologeti del renzismo guardano a questo dialogo come alla possibilità che rinasca un frammento di sinistra identitaria, come si dice, piena, gonfia di slogan efficaci ma ininfluente sul piano della politica. Noi questo favore a Renzi non lo possiamo fare, non lo dobbiamo fare, e penso che il nostro compito è di studiare la vicenda di Tsipras in Grecia, la vicenda di Podemos in Spagna, per essere coloro che intercettano i germogli delle semine che ci sono. Anche quello che abbiamo citato prima,
ogni giorno fa una semina, il Papa, Papa Francesco, e pare incredibile che solo a lui spetti il diritto di criticare il liberismo, visto che la politica pratica l'astinenza. Allora io dico che quella semina incontra tutti i terreni del mondo, incontra la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, e il Papa oggi, che ha preso posizione su Tor Sapienza, e l'ha fatto con un coraggio che non hanno avuto i politici, e allora in quella semina e in quei germogli c'è lo spazio per esercitare da parte nostra il dovere dell'egemonia, cioè il dovere della ricostruzione di una sinistra che provi non a costruire le belle sconfitte, ma a costruire la buona vittoria. Allora, prima di dare la parola a Harald Krom della Rosa Luxemburg Foundation, volevo ricordarvi che Transform pubblica una edizione italiana del libro che pubblichiamo annualmente, e vi invito a trovarlo fuori alla reception. Vi chiedo un po' di silenzio. Sì, prima che Erard venga qui e che ci sia l'aiuto e il supporto della traduttrice, volevo dare un attimo la parola a Andreas della Polveriera, che sono qui per un breve saluto. Allora, buonasera e benvenuti nella nostra città. Io sono greco, ma mi sento ormai più europeo che greco. Sono studente, lavoratore e da poco anche sindacalista. Vi parlerò anche della nostra piccola realtà che si trova qua nel complesso di Santa Polonia. Firenze è una città museo, ma il fatto è che noi non vogliamo vivere in una vita museo, vogliamo vivere in una vita reale, non in ricordo di una vita nel passato, che la possiamo vivere dentro in ricordo di un museo, cioè la vita va vissuta in realtà. Quindi non vogliamo più vivere nel ricordo di una vita, ma vivere veramente. E qua fuori nel cortile di Santa Polonia, negli anni 60 e 70, che sono venuti più di 1000 greci sfuggiti dalla dittatura, ci sono scritti dei murales che raccontano la storia di questi greci, che ormai sono anche protetti dai beni culturali italiani. La ironia di questi scritti, verbi soprattutto, sono che dopo 40 anni si sono rovesciati al passo che conosciamo ormai. Non deve succedere più, deve essere un ricordo che non deve succedere più. Facendo questo esempio, io voglio anche ricordare che siamo una grande rete, una enorme rete di realtà alla periferia della realtà dei partiti, ma siamo nel centro della lotta. Lottiamo, ci sperimentiamo e siamo vicino, siamo una grande rete. Ci occupiamo di tanti, tanti discorsi a 360 gradi. Noi, questa piccola nostra realtà qui, in questo cortile, al di sopra, vicino, accanto alla mensa, che si chiama Polveriera, e il nome deriva da tanta polvere che c'erano negli spazi che abbiamo pulito. Ci occupiamo ultimamente per i diritti dello studio, contro la speculazione, ma anche di sindacalismo. Un sindacalismo che non deve essere collegato ai partiti e alle piccole politiche,
ma libero, autonomo e veramente vicino al lavoratore. Noi vogliamo soltanto dire che siamo qui, siamo presenti, c'è una grande rete, continueremo a lottare e vogliamo solidarietà, perché siamo partecipi e continueremo a lottare per i nostri diritti e per sicuramente un'altra Europa che noi già la stiamo applicando. Grazie. L'invito e l'appello è anche per visitare i posti. Io non ci sarò perché sto lavorando, devo scappare via. Però una visita ai posti è molto, molto importante per capire veramente la storia e il nostro spazio che è qua sopra. La parola a Erhard Krom della Rosa Luxemburg Foundation. Ok, thank you. My name is Erhard Krom. I work at. Okay. I work at Rosa Luxemburg Foundation in Germany. Rosa Luxemburg Foundation is a foundation affiliated with the German Left Party. And from that point of view, I want to add some remarks on Germany. I was invited to speak about the special situation of the Social Democratic Party in Germany, but this is not the main point I want to stress now. Buonasera, grazie per l'invito. Io mi chiamo Erhard Krom e lavoro per la Fondazione Rosa Luxemburg in Germania, che è una fondazione legata al partito della sinistra tedesca. E vorrei avanzare alcune considerazioni per quanto riguarda la Germania. Inizialmente l'idea era di entrare nello specifico della situazione del partito della socialdemocrazia in Germania, ma non è su questo che, alla luce del dibattito di oggi, mi vorrei concentrare. There is a very interesting debate between some specialists of the left in German on the European level about the question: is there emerging, you may say, some kind of European bourgeoisie as a common structure of power in Europe, or is it useful still to use the term of national bourgeoisies with the so-called state monopoly structure? That means the German capital and the German government, the French capital and the French government, and so on. Un dibattito molto interessante in corso in Germania tra specialisti del campo della sinistra a livello europeo che si chiedono se possiamo parlare dell'emergere di una borghesia europea come comune struttura di potere sul livello europeo, o se in realtà non abbiamo tuttora a che fare con una borghesia nazionale secondo la classica struttura del monopolio dello Stato. From that point of view, our position is that we should speak in Germany about the German role in the European Union. And you may say that the German structure of state monopoly power is the strongest in Europe. That means that the program of austerity and Troika and so on is not only an instrument to realize the neoliberal program inside the European Union and via the institutions of the European Union, it's at the same time a structure to realize the strong position of the German capital in Europe. La nostra posizione è che
In Germania dovremmo parlare e discutere del ruolo della Germania nell'Unione Europea e che questo ruolo si configura come la Germania come soggetto che ha il più forte potere di monopolio statale in Europa e questo significa che le pressioni della Germania per la realizzazione del programma di austerity in Europa non sono esclusivamente finalizzate alla realizzazione del programma neoliberista a livello europeo, ma sono anche finalizzate a rafforzare la posizione tedesca in ambito europeo. During the last 5 or 6 years we had a conservative debate between some influential circles of German conservative thinkers and the result of their debate was Germany should see itself as the hegemon of Europe and act from that position as a geo-economical power with global interests. Negli ultimi 5 anni c'è stato un intenso dibattito in ambito conservatore in Germania tra alcuni importanti esponenti del pensiero conservatore e il risultato di questo dibattito è stata l'affermazione del punto di vista che dice che la Germania deve considerarsi come forza egemone in Europa e che quindi deve ragionare come potenza geoeconomica a livello globale. But the institutions of the European Union were not made for such an hegemonical position of any country. From that point of view, the German politics need the networks, the informal networks between the different power centers inside the European Union. Ma le istituzioni dell'Unione Europea non sono mai state create per essere funzionali alla posizione egemonica di un singolo paese ed è per questo che la politica tedesca ha bisogno di una rete di influenza e di mettere in campo una rete di influenza sul livello europeo. And from that point of view it's very important if the political situation and the political equilibrium of influence, of power, is changing in the south of Europe, it's possible to change the situation in Europe as a whole. E da questo punto di vista, se la situazione politica cambia nel sud Europa, si può riuscire a cambiare la situazione nella intera Europa. The special situation in Germany is that there are no differences in the real political positions between the Social Democrats and the Christian Democrats. And from that point of view, they have the so-called big coalition now and realize in a common policy that cause and that position to strengthen the German position in the world and in Europe. In Germania non ci sono differenze sostanziali nelle posizioni politiche reali dei socialdemocratici o piuttosto dei cristianodemocratici, tant'è che stanno insieme nel governo di grande coalizione e l'obiettivo di queste politiche comuni nel governo comune è quello appunto di rafforzare la posizione tedesca in Europa. But it is part of the historical truth that in Germany it was a social democracy which has realized the program of neoliberalism inside Germany. The conservative Kohl government before Schröder did not do that, and all the big decisions on precarization of labor to cut down social expenditures, to privatization of public goods and so on was made by the Social Democrats.
Dal punto di vista storico è anche vero che in Germania sono stati proprio i socialdemocratici a realizzare il programma neoliberale all'interno della Germania. Se parliamo di precarizzazione del lavoro, di tagli alle prestazioni sociali, di privatizzazione dei beni pubblici, tutto ciò è stato realizzato dai socialdemocratici nel paese. In that sense, the social democracy organized the preconditions for the strong position of Angela Merkel in Germany now. And Walter Bayer spoke about it in the starting speech of that panel in 1998, when Schröder came to power. The Social Democrats had more than 20 million voters. In 2009, they had less than 10 million. That means they lost about half of their voters, and the membership of the party in 1998 was more than 770,000 members, and in 2013, they have more less than 500 members of the Social Democratic Party. That means they are in a structural weak position, and they have no hope to become the chancellorship under the precondition of the working of that Merkel system, and from that point of view they support that politics of the German government. Come da questo punto di vista i socialdemocratici hanno costruito le condizioni per l'affermazione della Merkel e della Germania come la conosciamo oggi. Come diceva Walter Bayer stamattina, nel 1998 quando Schröder erano al governo i socialdemocratici contavano più di 20 milioni di voti, e nel 2009 questi voti erano scesi sotto ai 10 milioni, avevano perso circa il 50% dei voti. Se guardiamo agli iscritti al partito, erano oltre 20.000 nel 1998 e meno di 5.000 nel 2013. Questo significa che i socialdemocratici in Germania si stanno riorganizzando, ed è per questo che hanno scelto la strada del governo con la Merkel, perché sperano di riuscire a creare in qualche modo le precondizioni per una riaffermazione della loro forza. One of the speakers spoke about the fall of the German wall and the 25th anniversary. In Germany, it was organized as a big victory against communism. Nobody spoke about the reasons for the wall. Nobody spoke about the responsibility of the Hitler regime for the Second World War. And the division of Germany and the wall in Berlin was at least a result of that special historical situation. And from that point of view, they made big events to that 25th anniversary. And Merkel says, what you speak about alternatives? You know, we have seen the alternatives. It was the GDR, and nobody want to have it again. And from that point of view, it's very hard and very difficult to develop real alternative thinking, which can give hope to a majority of the voters. Qualcuno durante i lavori ha citato il 25° anniversario della caduta del muro di Berlino. In Germania l'anniversario è stato celebrato come una grande vittoria contro il comunismo, non c'è stato assolutamente alcun dibattito sulle ragioni, sulle dinamiche che avevano portato alla costruzione del muro, sulle responsabilità di Hitler e del regime di Hitler rispetto alla seconda guerra mondiale, e
ovviamente se guardiamo al muro di Berlino non comprendiamo il muro di Berlino storicamente se non guardiamo a tutto questo, ma l'approccio non è stato questo. La Merkel, parlando dell'anniversario dei 25 anni, ha detto: c'è ancora chi parla di alternativa, noi l'alternativa l'abbiamo vista, era la Repubblica Democratica Tedesca e nessuno vuole tornare a quei tempi. Quindi è molto difficile in questo contesto costruire delle reali alternative che possano davvero dare speranza a un elettorato di maggioranza in Germania. So the German Left Party is working on that alternative, and to some extent the Left Party in Germany is similar to Syriza and other parties. We have very different groupings from the German left, which did not speak to each other before. And when the Social Democrats started the Agenda 2010 program of neoliberalization of the German social system, then the Left Party was founded, and we have still about 10% in the polls, and it's not enough to change the society, but it's a good result for the German conditions. And I think the real hour of the truth will be when Syriza comes to government, then all European left forces are obliged to make solidarity with Greece. Thank you very much. It's 13%, right? 13% di Linke. About 10. Il partito della sinistra tedesca, Die Linke, ha lavorato per creare questa alternativa. È un processo simile per certi aspetti a quello di Syriza. Quando l'esperienza di Die Linke è cominciata, si sono trovati molti gruppi differenti che per lungo tempo non si erano parlati, e adesso si è arrivati a raccogliere una percentuale del 10% che non è sufficiente a cambiare le cose, ma che è sicuramente un buon segno per la Germania. Io poi credo che davvero quando Syriza andrà al governo, allora tutte le forze di sinistra in Europa in qualche modo dovranno dimostrarsi solidali, e questo potrà segnare per tutti un nuovo inizio. Grazie. Grazie a tutti voi, ringrazio Eva per il lavoro prezioso di traduzione che ci ha donato, ringrazio gli ospiti che hanno parlato, permettetemi di fare un ringraziamento particolare ad Alexis che con la sua presenza e con lui permettetemi anche di ringraziare Walter Bayer, Aris Golemis, che sono con me nell'associazione, nella Fondazione Transform, fondazione che, ripeto, lavora per la costruzione di questo spazio, per il rafforzamento di questo spazio di interconnessione, di rapporti da costruire dall'alto e dal basso, per la costruzione di uno spazio politico della sinistra capace di affrontare i problemi di questo periodo storico così difficile, soprattutto per noi in Italia. Vorrei pensare di aver contribuito anche solo in parte a quel cammino che Marco Revelli ci indica e che tutti noi sentiamo come responsabilità collettiva. Il nostro impegno è quello di costruire un terreno comune di analisi e di proposta, una proposta che non guarda solo l'Italia ma l'intera Europa,
in cui noi siamo protagonisti insieme ad altri per la costruzione di una sinistra che sappia rompere la gabbia dell'austerity che ci viene imposta. Per farlo, ripeto, domani abbiamo un'altra sessione in cui guarderemo anche le esperienze dei paesi che ci stanno vicini, perché appunto pensiamo che una dimensione come quella della socialdemocrazia abbia una dimensione più ampia del nostro racconto e che sia un racconto che ha bisogno di una conoscenza più approfondita, e per questo domani sera alle 8 con Fausto Bertinotti e con altri, sì, mi dicono che è un minuto, quindi chiudo, e con altri ospiti appunto del nostro network europeo saremo qui per continuare insieme a Tommaso Fattori, che dirigerà i lavori, e per appunto approfondire questa analisi e questa conoscenza anche ognuno di noi dell'altro. Quindi vi ringrazio, vi invito tutti a venire non solo domani ma più tardi alle 7:30 all'aperitivo con Alexis, che ci onora della presenza. Thank you. You're very welcome.